Salve a tutti e benvenuti a questo 74esimo episodio del podcast del Ghiaccio del Fuoco, Fumo e Sangue. Io sono Chiara e con me ci sono Beatrice e Filippo. Ciao a tutti, ragazzi. In Ciao. Ciao ragazzi. questo episodio Sansa incontra di nuovo Dontos nel Parco degli Dei della Fortezza Rossa. Sembra che la città stia bruciando. L'aria è irrespirabile e ovunque si vedono colonne di fumo innalzarsi al cielo. Purtroppo Dontos le comunica che dovrà ancora rimanere in città. Le porte sono sorvegliate e non sarebbe prudente scappare in questo momento. Delusa nuovamente dal suo Florian, Sansa non sa più che fare. Sul punto più alto del fortino di Maegor, sola, disperata e piegata in due dal dolore, incontra Sandor Clegane. I suoi occhi pieni di rabbia la spaventano ancor più di prima, ma con coraggio affronta la difficile conversazione con lui, tra contraddizioni e minacce a fil di spada. La notte è anche peggio. Tra un incubo e l'altro scopre che le è venuto il ciclo e in un momento di lucida follia, vabbè, lucida follia, vabbè, anche meno, pensa che bruciando tutto nessuno possa scoprire il fatto. Purtroppo però non è così. L'indomani mattina si ritrova al cospetto di Cersei, che da donna a donna le dà dei consigli e le spiega che farsi amare è inutile. Nessuno lo farà mai per davvero. L'amore è veleno, Sansa, meglio che lo impari ora e te ne faccio una ragione. Spoiler warning. Parleremo di tutto e tutti, Game of Thrones, House of the Dragon, i cinque libri canonici, potenzialmente i capitoli inediti di The Winds of Winter, il mondo di Ghiaccio e il Fuoco, Fairy and Blood, Dankeneg, eccetera, siete avvisati. Avvisiamo inoltre che tendiamo a non usare la traduzione italiana comune, le traduzioni saranno prevalentemente nostre. Allora, siamo al 3 settembre del 299 dopo conquista. La capitale è sempre quella, non cambia. Oscura e tenebrosa. Diversi fuochi bruciano a sud. Il mood è cupo, ombroso, sempre quello. La battaglia quindi è nelle fasi iniziali. I primi scontri sono già avvenuti poco al di là delle Rapide Nere nella foresta del re. L'ombra di Stannis si erge immensa sulla città e la paura attanaglia gli animi, in primis quello della nostra protagonista, che vediamo sia terrorizzata e in alcuni momenti anche positivamente rassegnata al suo destino. Dopo ben 51 capitoli, finalmente arriviamo al quarto della giovane Stark in capitale. Sansa in Clash ne ha 8 di POV, più di Bran, Catelyn e Daenerys, tanti quanti Jon. Solo che sono tutti unicamente concentrati durante la battaglia delle Acque Nere, nel momento di più alta tensione del libro in assoluto, tant'è che nei prossimi 13 capitoli 4 di questi saranno proprio suoi. Davos e Tyrion ne avranno in tutto 3 durante il caos della battaglia, gli stessi di Sansa. Lei poi avrà il capitolo di epilogo che prepara il campo per tutta la storia di Storm, esattamente come Tyrion XV lo sarà per l'altro protagonista di questo libro. In un certo senso, i capitoli sparsi sono una metafora per Sansa stessa in Clash, è un'osservatrice silenziosa e quasi assente, se non per quei rari momenti che vorremmo non essere mai esistiti. Sansa osserva, studia e assiste dall'interno. Da una posizione più che privilegiata, a avvenimenti importanti che la formeranno sia come personalità politica che come persona umana. Detto questo, comunque si trova in una posizione ingestibile fin dal primo giorno. È completamente impotente di fronte a qualcosa le capiti, a qualunque cosa le capiti, e quando cerca di intervenire è lei stessa ad andarci fregata. Ma andiamo con ordine. Allora, qua leggo da un pezzo che Domenico ha scritto tipo anni fa. Però è estremamente importante e soprattutto dà un contributo perfetto e puntuale al capitolo. Dice: è un capitolo molto particolare, esattamente a metà tra l'interno e l'esterno. È un capitolo notturno, nonostante sia in parte ambientato di giorno. Sembra sempre notte, le uniche fonti di luce ardenti sono tre: i fuochi di Stannis e Tyrion, alle prime battute dello scontro, gli occhi del mastino, pieni di una rabbia ardente e di paura. Ma questo nulla lo sa, lo aggiungiamo noi, è il materasso di Sansa, che è il pasticcio intimo della Stark. Non è un caso che fa più fumo che fuoco. Non solo sono i tre fuochi che accendono il capitolo, ma sono anche le tre parti che poi possiamo individuare nello svolgimento della storia. L'incontro segreto con Dontos nel Parco degli Dei della Fortezza, l'incontro imprevisto col mastino all'ultimo piano del fortino di Maegor e in ultimo il tradimento del suo corpo con conseguente colloquio con la regina reggente. Inoltre, il capitolo è uno sguardo su una Cersei diversa. Qua è il momento in cui è più in difficoltà. La città è assediata, Joffrey è difficile da tenere sul trono, Jaime è disperso e anche Robert, che sarebbe stata un'assicurazione in questo momento, è morto.
C'è una profonda schiettezza in quello che dice a Sansa. Per la prima volta qualcuno da Approdo del Re dice che le cose come stanno. Per la prima volta Cersei è chiusa nell'amara impotenza del suo abito da regina reggente senza poter far niente per migliorare le sorti del regno o semplicemente volgerle a suo favore. Che poi in realtà è la Cersei che troveremo ubriaca nel fortino di Maegor durante le Acque Nere. È la stessa cruda schiettezza che rivolge a Sansa quando le parlerà dell'ipotetica resa del castello a Stannis in caso di sua vittoria o della morte che le aspetterà nel caso in cui decidesse di non consegnarsi viva al nemico. Diciamo che ha esaurito qualunque altra opzione e non può far altro che aspettare il suo destino, cosa che in verità qua sta facendo anche Sansa. Possiamo definirlo come un capitolo di inquietante attesa, pieno d'ansia, dolore e terrore. Sansa, impotente e irrequieta, non sa dove andare e cosa fare. Il suo destino è appeso a un filo il cui burattinaio è un giullare ubriaco di cui lei non si fida proprio. Anche se lei, anche se sa che in realtà non è Dontos l'organizzatore, ma l'amico, perché già si parla di un amico che deve organizzare la fuga. L'unico vero cavaliere che la protegge è, non è un cavaliere, ma un'anima perduta che non fa altro che tentare di corromperla per non distruggere la sua divisione pessimistica della vita. E poi c'è il suo stesso corpo, corpo che la tradisce, sventolando una bandiera color rosso sangue, un rosso Lannister che ne decreta quasi il suo ingresso definitivo in famiglia tramite il matrimonio col crudele re. E in questo caso la sua disperazione è follia. Il fuoco, sempre presente nel retroscena del POV, è le allo stesso tempo amico e nemico giurato, minaccia ineluttabile e salvezza da un destino infimo e mortale. Stiamo inoltre assistendo a un suo coming of age, come si dice. Il suo battesimo di fuoco e sangue, introduzione alla vita da adulta, quella che in inglese si definisce womanhood, letteralmente l'esperienza di essere donna. Esperienza che condivide evidentemente con la persona più sbagliata del mondo, Cersei. Conosciamo già il rapporto che Cersei ha col suo genere, col suo corpo e la sua percezione delle altre donne che la circondano. Lo stesso pensiero traspare opaco nel discorso di fine capitolo con Sansa, quando le spiega che l'amore è tossico e velenoso. Questo però è il suo punto di vista. Sansa è fatta di tutt'altra pasta e vedremo come e perché. Una tra le tante questioni che da sempre poi ci si pone trovandosi di fronte a POV del genere è: raccontare l'inattività e l'apparente passività di Sansa sono davvero necessari nella storia? La risposta è evidentemente sì, così come era necessario raccontare i mesi di Daenerys a Meereen, l'infinito viaggio di Tyrion giù per l'eroina e i vagabondaggi di Arya per le Terre dei Fiumi. Questo POV in particolare non solo affronta bene la questione, ma risponde anche a un'altra domanda che sembra non avere niente a che fare col discorso di prima, ma in realtà sono molto legate. Cosa si fa se non si ha altro da fare, se non aspettare il compimento del proprio destino? Come ci si comporta quando non si può far altro che subire le volontà altrui, pena la morte o la violenza più letale? Sansa in questo momento dà voce a quella parte del racconto di guerra che spesso viene silenziata e messa da parte in favore delle grandi gesta degli eroi. È un po' come sua madre Catelyn, che è praticamente il POV sull'eroe di Robb Stark qua. È un POV insolito che però ci mostra un'altra parte della guerra, un'altra parte stra interessante che vedremo poi come si sviluppa. È l'altra parte quindi della medaglia che viene spesso ignorata perché è ritenuta inutile e spreco di tempo. Questa Sansa però è la risposta, anche se ancora non del tutto completa, a quest'altra domanda che spesso ci poniamo. Quando gli eroi sono in guerra, chi ci pensa il resto del popolo? Chi c'è all'interno e che cosa pensano? Quali sono e saranno le conseguenze per i non combattenti? Vedremo più avanti poi come si risolverà questo dubbio. Al momento basti solo pensare che questo è un capitolo di preparazione, esattamente come i precedenti due di Tyrion. L'ultima cosa che volevo sottolineare, ne parlerò un po' meglio dopo l'incontro con Sandor, è la schietta sincerità di Sansa in questo capitolo. È incredibile come qua sembri più Stark che mai nei suoi commenti molto diretti e acuti sulla situazione in cui si trova. Il cielo del sud era annerito dal fumo. Si levava forticosamente da 100 fuochi lontani. Le sue dita fuligginose offuscavano le stelle. Anche nella Fortezza Rossa l'aria sapeva di cenere. Le prime cose che ci vengono raccontate nel capitolo sono i fuochi di guerra e sgombero che avvolgono tutta la parte meridionale della città. Sansa li descrive poco prima che arrivi al Parco degli Dèi per il suo ennesimo incontro con Dontos per parlare della sua fuga, ancora una volta posticipata per cause che Sansa stenta a comprendere. Allora, su questa
apertura di capitolo, giusto un appunto personale che è frutto della rilettura più recente. Non avevo mai fatto sinceramente caso, cioè non era una cosa che ricordavo, alle descrizioni che Martin fa dell'ambientazione nei vari POV. Forse perché non sono particolarmente lunghe ed articolate, non sono quelle di Tolkien che uno si ricorda. Forse perché alla prima lettura ci si concentra più sugli avvenimenti che sulle descrizioni, effettivamente. Rileggendo, però, non sono riuscito a fare a meno di pensare che siano molto efficaci, mi hanno colpito queste descrizioni, perché l'impressione è quella di un'inquadratura, di quelle che spesso aprono una sequenza cinematografica. Qui il cielo nero e fumoso, puntellato a distanza dalle fiamme e dalle loro scintille, con poi in cielo le stelle. Nel precedente capitolo di Tyrion, se vi ricordate, si apriva anche con quella dissonanza fra le parole di Tyrion, che sono volgari, divertenti, e l'acqua del fiume che è investita dalle prime luci rosate dell'alba, col suo rinfrangersi. Più avanti, quando arriviamo alla battaglia delle Acque Nere, questo Tyrion che si affaccia dalle mura e vede un inferno verde brillante in cui si è appunto trasformata. Si è trasformato il fiume delle Acque Nere. Questo ovviamente vale anche per altri POV, non soltanto per Tyrion o Sansa, giusto per fare un esempio, anche i capitoli di Jon, oltre la barriera, che sono collocati qui, offrono alcune brevi descrizioni di grande impatto. Per esempio, il capitolo prima si apre anche con la descrizione del fuoco. Insomma, Martin merita di essere letto anche per questo, per cogliere certe sue movenze letterarie, chiamiamole così, come per l'appunto queste descrizioni che tanto dicono del suo passato e in fondo, se ci pensiamo, anche presente da sceneggiatore. Sì, assolutamente. È proprio la presa cinematografica, cioè la telecamera che da una scena passa all'altra, tipo o abbassandosi o spostandosi di lato. Esatto, che passa col Perfetta come personaggio. descrizione. E a proposito anche di capitoli precedenti e successivi, il successivo è John letteralmente che scivola nel ghiaccio. Quindi c'è questo Il ghiaccio dualismo, fuoco. ghiaccio fuoco, che ancora una volta si ripete. Sempre perché è il cibo è il centro della saga, però vabbè, giusto per dettagliare, ecco. Quando Sansa trovò Ser Dontos nella quiete del Parco degli Dèi, lui le chiese se avesse pianto. È solo per il fumo, mentì lei. Sembra per metà il bosco del Re stia bruciando. Questa è sindrome premestruale, però vabbè, andiamo avanti. Palese, palese. Comunque, non ha tutti i torti. Quando dice insomma che l'aria è in salum, cioè non è irrespirabile, l'ho provato personalmente, vi giuro, non si può, non è fattibile. Ecco. Per la prima di tante altre volte, Sansa nasconde le sue lacrime, mente sul suo personale tumulto emotivo per proteggersi e non mostrare la parte più vulnerabile di lei a un pubblico che potrebbe risultare pericoloso. Nasconderà poi costantemente le sue lacrime da Tyrion, che avrà enorme difficoltà a comprendere la sua giovane moglie durante i suoi numerosi tentativi di far breccia nel muro di ghiaccio tra lui e lei. Tra tutti gli stendardi che sventolano nei racconti che Sansa aveva sentito e filtrato, svettava il cuore ardente di Stannis Baratheon, infuocato dalla strega che lo accompagnava da tempo e ne comandava il cuore. Insieme a questo, il più notevole tra i comandanti è Ser Gwyard, chiamato il Verde, il cui stendardo era un corvo nero ad ali spiegate che volava su un cielo verde tempesta. Insomma, Mentre era niente. nella guardia arcobaleno, Sì, giusto? sì. Esatto. Sì. Ha cambiato, è andato con Stannis non appena morto È uno di Renly. quelli che cambia. Sì. Perché? Perché lui voleva l'avanguardia, solo che l'avanguardia l'ha ovviamente data all'ora. Quindi ha detto: aspetta che vado da quello che magari me la dà, ecco, così magari combatto bene. È proprio uno dei motivi più stupidi per passare a Stannis, però vabbè. Insomma, niente male come Bad Omen per le Acque Nere. Questi saranno poi i colori predominanti della battaglia, così come lo sono stati per la danza, ma vabbè, questo è un inciso che noi vediamo sempre e comunque nel colore verde e nero. Stannis, l'erede Baratheon con sangue Targaryen, si erge nero come la pece sulla città che nasconde un fiume di verde sotto le sue fondamenta,
nascosto poi sotto il rosso sangue degli usurpatori Lannister sul trono di spade. In tutto questo, Martin ci vuole ricordare una cosa. Il fuoco è protagonista tanto quanto tutti coloro che ci raccontano di questa epica battaglia. Da questo non si scappa. Se da un lato c'è il nemico facilmente identificabile, dall'altro il fuoco è acceso anche da chi la città dovrebbe difenderla da esso. I fuochi di Tyrion sono uguali e opposti a quelli di Stannis e non fanno altro che renderlo il secondo nemico più pericoloso per la popolazione della capitale. E per secondo nemico posso intendere sia Tyrion che il fuoco. È dual meaning. Ovunque si guardi, Sansa è circondata da nemici. Né all'esterno né all'interno è al sicuro. Un tema comune a Tyrion, che deve confrontarsi non solo con la minaccia di Stannis, ma deve guardarsi anche dall'aperta ostilità della sorella nei suoi confronti. Essenzialmente, la discussione con Dontos si può riassumere come le precedenti. Ti do mezza certezza di una fuga, ma ti tengo ancora sulle spine perché non è il momento giusto per me per organizzarti la fuga. Da questo sentiamo tutta la frustrazione di Sansa, che ha ragione, visto che pensa che questo sia il momento migliore per scappare. Dato che nessuno la calcola più di tanto e tutti a corte sono impegnati a guardare Stannis, ignorando tutto il resto attorno. È frustrata perché è costretta all'inattività da circostanze che non può assolutamente controllare, come del resto parte della sua vita. Inoltre, ogni volta che incontra il giullare, ha la prova tangibile che lui non è chi crede di essere, chi finge di essere. È di nuovo ubriaco. Il mio povero Florian si chiama così, e lo è. Ma è tutto ciò che Ma tra l'altro, scusa se mi interrompo, No, vai. c'è qua Dontos adduce un po' questa scusa del fatto che è vero che la Fortezza Rossa non è controllata, ma non sarebbe possibile uscire dalle porte della città. Cioè, semmai le porte sono controllate rispetto a chi entra. Cioè, sicuramente qua ha ragione Sansa sul fatto che sarebbe stato un buon momento per scappare, semplicemente qua Dontos non solo non la agevola nella fuga, ma le impedisce la fuga. Ma che poi tra l'altro Soprattutto. Sansa non è mai scappata dalle mura della città, è scappata direttamente alla Fortezza Rossa. Sì, Brava, va al più non è possibile bene. scappare via mare, via fiume, via mare. No, via Quello va fiume no, bene, però però via scappare a terra dalle nord, porte, infatti da a nord nord dalle porte soprattutto. non si può, ecco, Sì. soltanto che il dito corto Però non era vabbè, alla cioè, è chiaro ricerca. che lei non abbia il coraggio di farlo da sola, che ci sta, però comunque qua Dontos è proprio le impedisce la fuga, quindi. Sì. Sì. Contando poi che praticamente la guardia cittadina al momento è tutta sulle mura No, è sud, tutta sulle mura tutta sud, lì. tra l'altro. Aggiungo, la parte nord, tra l'altro, è quella con le case più ricche, quella più silenziosa, volendo. Cioè, meglio di così non si può. Però, tant'è che siamo ancora qua. Già. Eh già. Lasciamo stare le canzoni, che poi. Va bene. Comunque, il filtro attraverso cui Sansa vive questo intrigo segreto si sta di volta in volta sempre più assottigliando. Tanto che Dontos è attanto così dal confessargli che è una spia per qualcuno, quell'amico in comune che ha in mano le sorti della vita di Sansa e ci sta giocando come nulla fosse. Dontos è il non cavaliere che la sta facendo ricredere e le sta buttando giù tutta la fiducia nelle favole, mostrando il vero volto dell'uomo. Dontos dice di aver ritrovato lo spirito cavalleresco subito dopo aver perso il titolo. È davvero così? Il dubbio è più che lecito a questo punto. Sì, poi molto vera questa cosa del fatto che lui, mentre dica di essere un cavaliere, praticamente dica: sì, adesso che non lo sono più, sono effettivamente il giullare di corte, nessuno presta attenzione a quello che dice in mia presenza, perché è come se io non ci fossi, e quindi io sento tutti i segreti, e mi accorgo che lo stesso deve essere valso per anni e anni e anni con Moonboy. E Moonboy è sicuramente una spia di Varys. A dire, anch'io sono la spia di qualcuno in questo modo, perché nessuno fa attenzione a quello che dico. Probabilmente poi quello che dice su Moonboy è anche vero. Ma si svela in una maniera veramente plateale, però d'altra parte è ubriaco, quindi non fa meraviglia. Questa cosa, però anche questo è molto interessante alla luce anche di chi c'è a corte in questo momento, perché è una cosa proprio da Lannister,
pensare, quindi poi agire del tipo di fronte un giullare, non mi devo assolutamente preoccupare di quello che può fare, dire, pensare, perché non conta niente. Poi è vero che l'informazione che qui sente Dontos non è nulla di che, perché è semplicemente una battuta che Tyrion fa a Cersei. Però, ecco, posso essere sincero, quando ho letto, quello che ho trovato più interessante è il fatto che fosse un dialogo fra Tyrion e Cersei, cioè fosse un'ennesima interazione fra fratello e sorella. Comunque, procediamo con un altro passaggio di questo dialogo. È vero, chiede Sansa, che Lord Stannis ha bruciato il parco degli dèi a Capo Tempesta? Dontos annuì. Ha fatto degli alberi un grande falò, come offerta al suo nuovo dio. La sacerdotessa rossa gliel'ha fatto fare. Dicono che lo comanda ora, corpo e anima. Ha giurato di bruciare anche il grande Sept di Baelor, se prende la città. Che lo faccia. Quando Sansa aveva ammirato per la prima volta il grande Sept con le sue pareti di marmo e le sette torri di cristallo, aveva pensato che fosse l'edificio più bello del mondo. Ma quello era stato prima che Joffrey decapitasse suo padre sugli scalini. Io voglio che bruci. Taci, bambina, gli dèi ti sentiranno. Perché dovrebbero? Non ascoltano mai le mie preghiere. Allora, questo dialogo veramente brevissimo offre degli spunti interessanti. Del primo, ecco, non vorrei parlare oggi perché se ne potrà parlare più avanti, in maniera approfondita, quando soprattutto si arriverà a Davos, ma è in sostanza l'atteggiamento di Stannis nei confronti della religione e della fede. In particolare quelle di R'hllor, del Dio Rosso. Perché Stannis non è un credente fanatico, su questo non ci piove, ma non è neppure un ateo completo. È qualcosa a metà. È più vicino al secondo che al primo, e ripeto, su questo non ci piove, ma che quantomeno subisce il fascino di un Dio che lui pensa lo abbia prescelto. Come detto, però, questo non è argomento di oggi. Non so quanto sono d'accordo, sai? Io più che altro noto Poco. questa cosa, lui non si fa problemi ad insultare le altre religioni, ad usare, cioè per quanto sia molto lucido nell'usare il R'hllor, perché Sì, appunto, cioè nel senso lo usa lo usa, nel senso pragmatico, cioè ma non gli si dà rende un'utilità, in conto, qualche modo funziona, sì, però non vuol dire però che non sia si rende credente, conto niente. che, non si rende conto quando offende le altre religioni. E lì, Ma secondo me, manca. perché non esistono? Cioè, nel senso, per lui è E ateo. questo è il punto. In qualche modo lui si accorge, almeno questa è la mia sensazione, che R'hllor non debba esistere come Dio, ma gli dia un vantaggio, gli dia un potere, perché è evidente. Perché. Sì, io non penso che creda che esista come Dio, nel senso di una No, religione no, ecco, compiuta, no, quello però nel senso no. che esiste un potere per cui qualunque cosa sia, sfruttiamolo. Sì, no, da quel punto di vista, cioè lui riconosce che c'è questo potere in Ok. cui de deve credere perché ne ha le prove dirette, cioè Sì, la morte di Rally, di Corto certo. Perros, eccetera. Poi noi sappiamo come in gran parte, in altri casi, le morti degli usurpatori non siano merito di Melisandre, ma è qualcosa che Melisandre ha visto Ha visto, certo. e ha manipolato Stannis. D'altra parte, però, da una persona così che conosce così bene i simboli del potere, che li sa utilizzare così bene, è innegabile che Stannis non si faccia problemi a offendere le altre religioni dicendo perché tanto io sono dalla religione, ho dalla mia parte la religione che ha un potere effettivo. Solo che appunto da parte sua è un errore gravissimo, cioè politicamente fa degli errori gravissimi parlando di R'hllor. Poi si trattiene sempre nei casi estremi, evita quando può evitare di bruciare vive persone, lo fa quando già di base deve giustiziare qualcuno. Ecco, rifiuta l'idea del sacrificio di, almeno per quello che abbiamo Sì. visto finora, del sacrificio di sangue, quando qualcuno già deve morire, a lui non interessa. Se deve, lo vogliono bruciare perché credono che abbia più potere, ben venga. Ecco, però, anche qui appunto, più complessa effettivamente di come l'ho detta. Bisognerà parlarne. Sì. Il secondo spunto che riguarda sempre Stannis è questa
presunta promessa di dare fuoco al grande tempio di Belor per onorare il dio rosso. Se vi ricordate dall'ultimo POV, questo è quello che Tyrion dice all'Alto Septon di raccontare e predicare alla popolazione. Stannis è un infedele, è un servo fanatico del suo dio, che è un dio di fuoco, sangue e morte, che minaccia i buoni vecchi sette dei. Nel video dedicato a Tyrion 9, cioè il capitolo della rivolta del pane, dicevamo come approdo del re. E più in generale la parte centro-orientale di Westeros, diciamo, sia al momento terreno fertile per la radicalizzazione religiosa. Un fenomeno che la comparsa di un nuovo culto non fa che acuire. Basterebbe il fatto che R'hllor sia una divinità straniera, basterebbe il fatto che Stannis ne abbia assunto il simbolo come proprio stemma personale e che stia per attaccare a Brodo del Re, che al momento è la sede del credo, a rendere verosimili le storie di Tyrion. Ma ecco che Stannis rincara la dose, perché effettivamente brucia il Parco degli Dèi di Capotempesta, creando una frattura insanabile con l'altra grande religione di Westeros, che sono gli antichi dèi, e avvalorando così la possibilità che possa effettivamente bruciare anche il grande Septo di Baelor. Se ha dichiarato guerra ad una religione, perché non dovrebbe dichiarare guerra all'altra? A questo punto viene anche naturale chiedersi: se avesse preso la città, Stannis lo avrebbe fatto per davvero? Bella domanda. Allora, io mi dico no, però in realtà non lo so, perché dato che ha veramente questo cinismo che lo caratterizza, avrebbe potuto anche farlo, però in quel caso Stannis andava a praticamente inimicarsi tutto il sud di Westeros e a creare una nuova sollevazione, probabilmente del credo, come quelle che hanno vissuto dai re Targaryen. Sensazione per quello, finché il Parco degli Dèi di Capotempesta è roba sua in un certo senso, mettiamola così. No, so no, 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 visto Chiara dolorante. No, no, nel senso, è cosa gravissima e sappiamo tutte le conseguenze che questo porta, ma lui come gesto dice: beh, è come quando brucia le statue degli dèi di Dragonstone, dei sette dèi. È roba mia, in fondo. Non vado a colpire qualcosa di grande come il Tempio di Baelor, però anche qui, non lo so, chiedo a voi se ne vogliamo parlare adesso, dopo. Dico solo questa, troppo grande per buttarlo giù, troppo grande per bruciarlo, ma ne avrebbe sicuramente dissacrato il significato. Cioè, Sì, ecco, magari quello sì. avrebbe bruciato qualcuno o bruciato le stesse statue degli dèi usando Melisandre, ecco. Si sarebbe comunque inimicato tipo mezzo sud, però l'avrebbe fatto. Cioè, in qualche modo qualche simbolino l'avrebbe imposto. Sulla città, Sì, ecco. Melisandre l'avrebbe richiesto, Sì. comunque in generale tutti, diciamo, quella parte dei suoi uomini che sono devoti probabilmente l'avrebbero richiesto, sì. Però bruciare il tempio è anche fisicamente difficile. No. Cioè, Sì, buttarlo giù è diciamo, effettivamente semplicemente difficile. appiccare il fuoco, ecco, difficile. Quindi sì, probabilmente bruciare le statue, come è stato fatto anche già da Dragonstone, che comunque, cioè, a proposito, parentesi, a proposito di bruciare il tempio, qua Sansa che dice io voglio che bruci, allora i desideri di Sansa si realizzano. Cioè, lo abbiamo già detto, ad esempio, in Sansa 6 a Game of Thrones, quando lei esprime questo desiderio che un eroe tagli la testa a Jon Slynt, ecco, ovviamente poi si realizzerà. Probabilmente anche questo, nel senso che il Sept di Baelor salterà in aria. Poi il punto è da vedere come. Perché diciamo che Stannis, diciamo ovviamente Stannis non ha preso la città, però comunque che uno arrivi a picchi il fuoco, no. Però ci sono altri mezzi più Dico, sappiamo efficaci. Che la esatto. città deve saltare in aria in qualche modo, il tempio là non si sposta. Cioè, per cui può saltare o dal basso o dall'alto, nel senso, o con Secondo qualcosa di me è un sotterraneo, mix di entrambi, però Esattamente. perché sceglierne quando ne puoi avere entrambi? Quando puoi averli entrambi, esatto. E poi quando? Questo però non è una cosa da Non è discutere. una cosa per oggi. Non è una cosa Lo per oggi, questa. sapremo.
Allora, poi il terzo e ultimo punto invece riguarda Sansa, cioè riguarda Sansa e il suo rapporto con il Credo dei Sette. Anche in questo caso, cioè, in realtà, come vedete, sono appunti su questioni che verranno approfondite più avanti, banalmente attraverso, beh, con Stannis un altro POV, con Sansa un'evoluzione del personaggio, un avvicinarsi sempre di più al nord. Geograficamente, ma non solo, spiritualmente, diciamo. Quindi se ne parlerà anche più avanti, però qualcosa possiamo accennarlo. Il discorso è qualcosa che tutti qui, Chiara, Bea, io, Domenico, abbiamo detto e ribadito più volte. Per quanto Sansa possa sembrare la figlia di Catelyn Tully, è anzitutto la figlia di Eddard Stark. Gli dèi di sua madre, gli dèi che ha imparato a conoscere fin da bambina e dalla cui bellezza, come dice lei stessa qui, è rimasta affascinata, non saranno mai i suoi dèi. Nel nord non c'è posto per gli uomini del sud, figuriamoci per le loro divinità. Nei ragazzi Stark c'è questa effettivamente bellissima dicotomia fra nord e sud, fra ciò che sembrano o ciò che dovrebbero essere e ciò che invece sono davvero. E spesso questa differenza, noi la sottolineiamo, però sfugge, perché nella saga principale Nord e Sud sono uniti dal sangue dei ragazzi Stark. Ma la differenza appunto c'è e si fa sentire. A me viene sempre in mente questo scambio di battute, sono proprio due battute fra Catelyn e Brienne al Mot Cailin, quando Catelyn dice: "E quando cala la notte, si dice ci siano fantasmi, freddi spiriti vendicatori del Nord, assetati di sangue del Sud." Ser Brindar ridacchiò. "Ricordami di non fermarmi qui. L'ultima volta che ho guardato ero anch'io del sud." Ecco, come Catelyn si sentirà per sempre finché vivrà a disagio nel giardino degli dèi di Grande Inverno, come un luogo a cui lei non appartiene, non apparterrà mai e che in qualche modo la rifiuta. Così anche Sansa, che comunque continua a prestarsi alle liturgie e ai riti del credo, realizza che i sette dèi non sono i suoi dèi. Come potrebbero mai esserlo se hanno assistito impotenti mentre un uomo innocente veniva ucciso di fronte a loro? Anche loro, quindi, in realtà, e questo è il perché Sansa si presta ai loro riti, alla liturgia, finiscono per essere soltanto parte di quella facciata che Sansa deve mantenere per sopravvivere ad approdo del re. In cuor suo li odia e li disprezza, come dice qui, come i loro oggetti di culto. I sette dei sono finiti per essere soltanto vetro colorato che brilla di luce, ma che in sé luce non ne ha. Pian piano arriverà la consapevolezza che gli dei che le appartengono sono quelli del nord, banalmente, se così si può dire, perché sono gli dei della sua famiglia, della sua casa e della sua gente. Io non so se sono d'accordo su questo discorso di Sansa che rifiuta i sette dei. Secondo me c'è da Non fare a questo punto. un po' di ragionamento sopra, ma ci arriveremo più avanti. Perché più avanti che Sansa farà dei ragionamenti un po' più approfonditi su sta cosa. Comunque io volevo tornare invece sul dialogo che Dontos e Sansa hanno proprio sul bruciare il tempio di Baelor e Sansa che dice: fallo, fallo, non mi interessa niente, lo voglio vedere saltare in aria. È un passaggio divertentissimo per una serie di motivi, come appunto la sopracitata schietta sincerità di Sansa, che è molto Stark, è molto da... Cioè, tu queste risposte te le aspetteresti da un'aria. Cioè, fallo bruciare, non me ne frega niente. Cioè, una risposta del genere è proprio dalla più piccola delle sorelle Stark, non dalla posata Sansa, principessa con la puzzetta sotto il naso. Questo trend continuerà poi fino alla fine. Meno un po' con Cersei, ma è la regina, comprensibilmente Sansa si autocensura. Un'altra cosa su cui effettivamente riflettere, a parte il terrore che mi suscita uno Stannis vicino a Winterfell e il suo parco degli dèi, visti i precedenti, cioè io non avete idea del terrore viscerale che ho ogni volta che ci penso. Io penso che io e Domenico siamo tipo i più terrorizzati dall'aprire The Winds of Winter. E il rapporto, ragazzi, non avete idea. È il rapporto di Sansa non solo con la fede dei sette, ma con la fede religiosa in generale, che è molto particolare. Così come non si sente vicina ai sette, non si sente vicina ai vecchi dei di suo padre in questo momento,
Perché la terra su cui sta l'hanno abbandonata tanto tempo fa, a prescindere dal fatto che noi in House of the Dragon abbiamo visto che la Fortezza Rossa aveva un albero diga, a prescindere da questo. Questa terra, la terra della corona, non ne ha vecchi dei, l'hanno abbandonata da tempo. Vediamo che riniziano a prendere potere nel viaggio di Brienne verso Punta della Chiela Spezzata, però ecco, è abbastanza lontano da King's Landing. Purtroppo, quindi, non riesce a sentire l'influenza dei vecchi dei, dato anche la completa assenza di neve e freddo polare al momento, perché quando lei si troverà a Nido dell'Aquila, beh, la situazione sarà un po' diversa, ecco. Più che altro perché qua sono circondati dal fuoco e il ghiaccio è completamente assente. Quindi è un tema che ritornerà prepotente in Storm durante i vari matrimoni che si celebreranno e la famosa poi scena del Parco dei Dei di Nido dell'Aquila a fine del prossimo libro. Sul commento al potenziale rogo del tempio, tutto lecito, soprattutto perché lei lo ha visto dissacrato e macchiato dal sangue di suo padre. Come si aspettavano potesse rispondere a una minaccia del genere? Sta qua poi il nodo interessante del tumulto emotivo di Sansa. Nel suo terrore che la guerra e il fuoco possano avvolgere la città e uccidere tutti, in un certo senso, lei desidera fortemente questa liberazione dai suoi oppressori anche a costo della sua stessa vita. Anche sapendo che questo significava morte certa per lei. Anche perché, diciamocelo, non sarebbe stato al sicuro nemmeno con Stannis Baratheon. Ecco, la verità è questa. Tra i due mali, poi Sansa sceglie quello che può annientare i suoi aguzzini. Sì, come nell'ultimo capitolo di Game of Thrones, quando tenta, diciamo, l'omicidio-suicidio, lei anche, diciamo, si sacrificherebbe la sua stessa vita pur di, diciamo, annientare i suoi oppressori, che sono appunto i Lannister, però. Allora, adesso vediamo un po' l'attuale situazione militare di Approdo del Re e lo facciamo in modo un po' nuovo e particolare. Allora, se ci state solo ascoltando, se riuscite, date un occhio per i prossimi neanche 5 minuti allo schermo. Siamo nel settembre del 299 dopo la conquista, alla vigilia della Battaglia delle Acque Nere. Nell'ultimo POV, Tyrion 11, abbiamo visto il folletto Lannister ultimare i preparativi per la battaglia. I clan delle montagne, uomini bruciati, orecchie nere, fratelli della luna e corvi di pietra, sono stati mandati contro Stannis nella foresta del re. Il loro compito è semplice: evitare lo scontro diretto, colpire di notte gli accampamenti, razziare le vettovaglie, tendere agguati agli esploratori e impiccarli agli alberi. Insomma, rallentare e demoralizzare l'esercito di terra di Stannis in ogni modo. Prima di tornare alla Fortezza Rossa, Tyrion affida un incarico anche a Bronn. Dovrà distruggere tutto ciò che si trova fra le mura di Approdo del Re e il fiume delle Rapide Nere, per lo più baracche di pescatori, casupole, bettole e magazzini, affinché Stannis non li possa usare come riparo durante l'assalto alla città. È un compito ingrato, ma non per Bronn e i suoi mercenari. Fanno sfollare la popolazione presente e danno fuoco a tutto. Ma dov'è Stannis in tutto questo? Torniamo indietro di circa un mese, alla prima metà di agosto. Ser Corney Perros, dopo aver rifiutato di rendere il castello a Stannis, è stato ucciso e Capo Tempesta è caduto. Non conosciamo bene le tempistiche con cui si svolgono i preparativi per la partenza di Stannis verso Approdo del Re, ma devono essere abbastanza ristrette, perché l'avanguardia, guidata da Ser Guyard Morrigan, arriva sulla sponda sud delle Rapide Nere nella notte del 1 settembre. Alle sue spalle avanza il grosso dell'esercito di Stannis, che arriverà non molto dopo. Via mare, intanto, si sta avvicinando la gigantesca flotta di Stannis, che comprende oltre 200 navi ed è guidata da Ser Imri Florent. Ma torniamo da Approdo del Re e vediamo da chi è composta l'avanguardia. Dalle mura della città vengono avvistati gli stendardi dei Fossoway della Mela Rossa e della Mela Verde, da Sala del Cedro e New Barrol. Quelli dei Florent, con la volpe e i suoi fiori blu. Quelli degli Estermont con la tartaruga di mare verde su sfondo verde. Non manca poi ovviamente lo stemma di Casa Morrigan, corvo nero su sfondo grigio verde, a cui appartiene il comandante dell'avanguardia, Ser Guyard, detto il Verde. Ma lo stemma che campeggia ovunque e che suscita maggior terrore nei cittadini di Approdo del Re è quello di Stannis, un cuore rosso e fiammeggiante, simbolo della nuova fede del re Baratheon. La battaglia, lo dicevamo, è imminente.
e le prime schermaglie sono già iniziate. Come ci racconta Sansa in questo capitolo, Tyrion ha inviato tutti gli uomini a disposizione sulle mura, lasciando la Fortezza Rossa pressoché sguarnita. I numeri dei Lannister non sono incoraggianti. 800 mercenari, 300 fra cavalieri e armigeri, le guarnigioni di Rosby e Stockworth e poco più di 5.000 cappe dorate, di cui soltanto 1.500 sono veramente affidabili. L'avanguardia di Stannis, dall'altra parte del fiume, conta già circa 5.000 uomini. Tyrion fa ritirare sulla sponda nord delle Rapide Nere tutti i battelli e le navi di piccolo cabotaggio, per impedire che i Baratheon possano catturarle e utilizzarle durante l'assalto alla città. E dà ordine, alle poche galee che gli rimangono, di fare avanti e indietro per il fiume, senza avvicinarsi troppo alla sponda sud, ma abbastanza per lanciare qualche freccia contro l'avanguardia di Stannis, che risponde a sua volta. Intanto, dalla città vengono avvistati incendi nella foresta del re, da cui si alzano in cielo enormi nuvole di fumo. Sono Stannis e il grosso del suo esercito che avanzano, e che cercano di stanare in questo modo i clan delle montagne. Ancora qualche giorno, e saranno arrivati anche loro. Vai. Allora, innanzitutto spero vi sia piaciuto. Ci sarebbe ancora altro da dire in realtà, però ci teniamo la discussione approfondita sulla battaglia delle Acque Nere e la preparazione alla battaglia nei video appunto dedicati che arriveranno fra pochissimo in fondo. Esatto, ragazzi, voi non avete idea della bellezza. Cioè, quando Filippo ci ha detto, io sto facendo una cosa, poi me la giro, vediamo, cioè, noi impazziti completamente, impazziti. Allora. Non posteremo gli screenshot dello stupro. No, no, anche perché tipo deliranti, completamente fuori di testa. Altra cosa, allora, torniamo al capitolo, quindi. Altra cosa interessante che Sansa fa sia durante la discussione con Dontos che l'incontro con Sandor è smontare le loro tesi parola dopo parola con una lucidità e un acume non indifferenti. Riesce a leggere tra le righe delle loro menzogne meglio di chiunque altro possa fare e non si lascia minimamente ingannare dalle dolci parole del suo Florian né dal brutale vomito di crudeltà di Sandor. Ma abbiamo tanti uomini, dice Dontus. Sì, ma Stannis se ne ha di più, ribadisce Sansa. Ma abbiamo una flotta. E Sansa tipo, dice, Stannis ha tipo molte più navi di Joffrey, tutti hanno più navi di Joffrey qua. Non ci possiamo fare niente. Non gliene lascia passare una, e nemmeno il bacio finale, che tipo schiva come la peste nera. È palese che proprio gli fa schifo sto uomo. Comunque. Beh, ma perché sbaciucchia con la bavetta, che schifo. Mamma mia. Vabbè. Ah. Ok, va bene. Chiusa parentesi. Se fossi ancora un cavaliere, dovrei indossare l'armatura e presidiare le mura con gli altri. Dovrei baciare i piedi di Re Joffrey e ringraziarlo dolcemente. Se lo ringraziassi per averti reso un giullare, ti farebbe tornare cavaliere, disse Sansa bruscamente. Dontos ridacchiò. La mia gioconda è una ragazza intelligente, vero? Joffrey e sua madre dicono che sono stupida. Lasciali fare. Sei più al sicuro così, tesoro. La regina Cersei, il folletto, Lord Varys e i loro simili si tengono d'occhio l'un l'altro come falchi e pagano questo e quello per spiare come cosa fanno gli altri. Ma nessuno si preoccupa mai della figlia di Lady Tanda, vero? Comunque è strano che sia la figlia di Lady Tanda proprio. A me ha suscitato un paio di dubbi. Non che Littlefinger sappia, però tipo che magari tutti sappiano tranne Tyrion. Vabbè. Non so, ma e tra l'altro cosa? Perché io ho pensato... Cosa fanno? La questione di Shay, però come fa Dito Corto là dov'è? No, tra l'altro Dito Corto è lontano quando tutto questo succede, cioè quindi è non ad può Alto Giardino sapere. In questo momento, Quindi perché proprio Lady Tanda è sua figlia Lollis? Anzi, Oppure non è neanche più ad Alto Giardino. Dito Corto adesso sta tornando in su sì, con sta tornando l'esercito, con l'esercito, però è dico, anche in non è ad... movimento. Strano, è molto strana questa cosa. Boh, vediamo. Detto questo, Dontos ha sbagliato comunque, dico, non è questo, dovrebbe gettarsi ogni giorno ai piedi di Sansa per averlo reso un giullare, non di Joffrey sicuramente. Allontanatosi dal parco degli dèi, a Sansa non resta che tornare da sola nelle sue stanze su al fortino di Maegor. Non c'era nessuno a presidiare il ponte levatoio, era come se la fortezza fosse deserta. Tutti erano impegnati nei preparativi della battaglia e Sansa era stata lasciata libera di girare per la fortezza a patto che non uscisse fuori dalle mura. Sansa poteva andare dove voleva, purché non cercasse di lasciare il castello, ma non c'era nessun altro posto dove volesse andare. Io qua, ragazzi,
Non ci ho più visto dagli occhi, cioè, completamente fuori di testa. Non è nemmeno colpa di Beatrice che me l'ha fatto notare, però. No, perché cioè, adesso un po' è colpa mia. Se, no, studiamo un antefatto, nel senso, Antefatto. quando ho letto questo capitolo prima di Chiara, le ho scritto: Chiara, qua già so che ci sarà una citazione di Taylor Swift perché è esattamente nel testo. Però ne parliamo dopo. Il problema è che Chiara ha preso il là e ha iniziato a produrre cose, sostanzialmente. Vabbè. Oh, la siamo. Queste sono le mie Vabbè. due ossessioni della vita, quindi figuratevi se non le accoppio più o meno sempre. Comunque, durante la lettura, esattamente su questo punto, mi sono venuti in mente quindi due famosissimi versi di questa grande cantautrice americana contemporanea, Taylor Alison Swift, tratti da My Tears Ricochet in Folklore, che dicono: I can go anywhere I want. Anywhere I want, just not home. Andatevi ad ascoltare la canzone, tipo No, e poi piangete tutte le vostre piangere a lacrime. Cioè, io non so qua se tinte. ridere o piangere, perché rido per come ne parla lei, però piace, cioè, nel senso, canzone più triste non poteva Oh, prendere. no, però qua siamo. Vabbè. Dico, poi vedrete più avanti cosa ho combinato, però va bene. Dico, nemmeno. Le sue stanze sono ovviamente di conforto, tanto che evita pure di entrarci, né disgustata e nauseata. Sansa quindi sale le scale che la portano sui tetti del fortino di Mego, scusate. Era buio, a stento si vedevano le stelle e la luna crescente, la visione sulla città è sinistra. Eppure nulla di tutto ciò la faceva sentire meno spaventata. La pugnalata la trapassò così forte che Sansa si inghiozzò e si strinse la pancia. Avrebbe potuto cadere, ma un'ombra si mosse all'improvviso e dita forti le afferrarono il braccio e la fermarono. Allora, questa scena sul tetto del fortino di Maegor, è una delle scene fondamentali per lo sviluppo del rapporto Sansa-Sandor. È una delle loro conversazioni più conosciute, anche importanti e lunghe, tra l'altro, e fa da ponte tra due eventi estremamente traumatici, rispettivamente per Sansa e per Sandor, che sono la rivolta del pane, che abbiamo già visto nello scorso episodio, e la battaglia dell'Acqua Nera imminente. Potremmo dire che questa conversazione a suo modo rappresenta il loro campo di battaglia personale, segnato, come diceva già Chiara, dalla franchezza estrema, persino brutale, da parole crude e intuizioni taglienti. E qui abbiamo anche, diciamo, un'anteprima della vulnerabilità di Sandor, che poi si mostrerà, nella sua interezza alle Acque Nere, appunto, ma che per il momento il mastino sta ancora cercando, con poco successo, di mascherare dietro una facciata di parole dure e atteggiamenti cinici. Ma ne inganna Sansa, ovviamente, perché lei ormai riesce abbastanza facilmente a leggere dietro le apparenze. Comunque, entrambe queste caratteristiche, cioè la vulnerabilità di Sandor e l'empatia di Sansa, saranno poi essenziali per lo svolgimento e la risoluzione dell'ultimo loro incontro, che porrà fine al loro tempo insieme alla parola del re, Sansa 7, lo vedremo prima o poi, non lo so, in una puntata, due puntate, 10 puntate, dipende quanto viene lungo lo scritto. Comunque, iniziamo. Una fitta l'attraversò, così acuta che Sansa emise un singhiozzo e si strinse forte la pancia. Avrebbe potuto cadere, ma un'ombra si mosse all'improvviso e dita forti le afferrarono il braccio e la tennero salda. Quando Sansa arriva, Sandor già si trovava sul tetto del fortino a osservare il bosco del re in fiamme che si avvicina quasi inesorabilmente come fosse la cresta di Pernambuco in Macbeth. Le colonne di fumo e ceneri e fuochi, fuochi ovunque. La conversazione quindi non inizia per lo spavento causato dall'improvvisa apparizione di Sandor, quanto piuttosto appunto per una fitta di dolori mestruali che prende Sansa alla sprovvista, anche perché non sa di stare per avere le prime mestruazioni, tanto che la vertigine rischia di farla cadere dai bastioni. E questa è la terza volta che Sandor prende Sansa al volo salvandola da una caduta. La prima era stata, se vi ricordate, dalle scale serpentina. Poi da cavallo durante la rivolta del pane, che è una scena che Sansa ricorda proprio qui poco dopo,
E in realtà già fin dal primo incontro, che era stato il torneo del primo cavaliere, il secondo capitolo di Game of Thrones, troviamo sempre uguale questa presa di Sandor sul suo braccio. E in quella prima istanza c'era stato questa notazione. Il mastino la prese per il braccio e si fece più vicino. Poi in Sansa 2 Clash of Kings, che è il capitolo delle scale serpentina, dita d'acciaio l'afferrarono per il polso prima che potesse cadere. E poi, alla rivolta del pane, che appunto ricorda qui, pensava che sarebbe morta allora, ma le dita, diciamo del tizio, del popolano che l'aveva acchiappata, ma le dita si erano contratte tutte e cinque insieme e l'uomo aveva strillato forte come un cavallo. Quando la sua mano cadde, un'altra mano più forte la spinse di nuovo in sella. Ma c'erano altri tutti intorno, alcuni con bastoni in mano. Il mastino saltò verso di loro, la sua spada un turbinio d'acciaio che lasciava dietro di sé una scia rossa mentre colpiva. Quando si arresero e fuggirono davanti a lui, rise, la sua terribile faccia bruciata, trasformata per un istante. Quindi la scelta lessicale è sempre la stessa. Caught her by the arm, caught her by the wrist. E poi diciamo sempre queste mani forti, iron fingers, another hand stronger. Quindi questo è uno degli espedienti preferiti di Martin, usare sempre le stesse parole, che serve a dirci a cosa dobbiamo fare attenzione. In questo caso, il contatto fisico, che Sandor sembra non riuscire ad evitare con Sansa, e poi la protezione che cerca di darle, come farebbe un vero cavaliere, mettendo anche a repentaglio la propria vita. Tant'è che nel prossimo capitolo Sansa penserà proprio questo. Non è un vero cavaliere, ma mi ha salvato lo stesso. E essendo questo un pattern ricorrente, cioè di Sandor che si salva la vita a Sansa, non possiamo non pensare che lo vedremo di nuovo. E qui la lascio lì. Tanto su questo canale tutti sapete cosa io penso, perché non c'è da ripetersi. Andiamo avanti. L'uccellino crede di avere le ali, forse, o vuoi finire storpia come quel tuo fratello? Allora, questo è un altro punto. Ragazzi, allora, i lupi con le ali sono loro, sono Sì, loro. sì. Mamma mia, quante cose. Tra l'altro glielo Quante dice anche dopo. cose, ogni frase c'è una cosa. Esatto. Cioè, glielo dice anche dopo, fly away little birds. Cioè, è tipo, mua. Vabbè, continuiamo, continuiamo. Sì. Sì, come stavi dicendo anche tu, questo capitolo ha svariati riferimenti a una Sansa che vola, cioè non solo il solito utilizzo del soprannome Little Bird, ma anche appunto la chiusura della conversazione sarà adesso vola via uccellino e poi senza parole lei volò via. Insomma, c'è un'insistenza abbastanza palese e soprattutto questa immagine qua. L'uccellino crede di avere le ali, insomma, il volare giù dalla torre sostanzialmente richiama in maniera piuttosto evidente quell'immagine di Sansa come lupa con le ali che abbiamo in Arya 13 a Song of Swords, che è praticamente il capitolo in cui ci sarà poi anche la morte di Sandor e quando sono, insomma, no, Sandor no, del mastino. Quando sono alla locanda vengono informati del matrimonio che c'è stato tra Sansa e Tyrion e di tutti gli avvenimenti delle nozze viola. E per cui di Sansa viene detto questo: la ragazza del nord, la figlia di Winterfell, abbiamo sentito che ha ucciso il re con un incantesimo e poi si è tramutata in un lupo con grandi ali di cuoio come un pipistrello ed è volata fuori da una finestra della torre. Al di là di. Diciamo, degli ovvi riferimenti alla parentela Went, per cui il pipistrello, eccetera. Però, insomma, tutti questi riferimenti a una Sansa che in qualche modo vola, in qualche modo si trasforma in un uccello, in un essere volante, sono abbastanza sospetti. Tra l'altro, abbiamo anche un pensiero di Tyrion su Jane Poole durante il matrimonio con Ramsay, e il capitolo è The Prince of Winterfell in A Dance with Dragons, in cui Tyrion pensa di Jane.
Cosa pensava? Che lui avrebbe fischiato e fatto comparire un cavallo alato per farla volare via da lì, come un eroe nelle storie che lei e Sansa un tempo amavano. Anche qua si parla di volare via e viene tirata in ballo Sansa, anche se, insomma, si sarebbe potuto evitare, eppure. Tra l'altro, la cosa forse più incisiva in questo senso è il fatto che qui Sansa venga direttamente paragonata a Bran, che tra i fratelli Stark è il più grande skin changer, ovviamente. E questo non può che farci pensare alla possibilità che anche lei potrebbe sviluppare questa capacità che è presente in tutti i ragazzini Stark, e questo ce l'ha confermato lo stesso Martin, ad esempio, in un Suspect Martin del 2001, gli è stato chiesto: tutti i ragazzini Stark sono world of skin changers con i loro lupi? E lui risponde: in misura maggiore o minore, sì. Anche se la quantità di controllo varia notevolmente. Finora abbiamo visto quasi tutti i ragazzini Stark usare il loro dono in qualche modo, tranne Sansa, che sì, ovviamente era legata in modo anomalo, diciamo così, a Lady, ma non ha avuto il tempo di iniziare i sogni di lupo perché ovviamente Lady è stata uccisa. Però la domanda resta: potremmo vedere Sansa fare skin changing nonostante la morte di Lady? E se sì, come? Allora, il punto è che non necessariamente bisogna fissarsi sul metalupo, perché non necessariamente la cosa deve avvenire con il lupo. Io ho tante Cioè, cose da dire su questa cosa. Tante adesso ne parliamo comunque. cose. Cioè, secondo me, boh, non ha senso fissarsi per forza sul warding, che sarebbe appunto lo skin changing con il lupo, perché gli Stark sì, cioè, diciamo, hanno un legame più stretto con i lupi, come ad esempio i Targaryen lo hanno con i draghi, però diciamo, lo skin changing dei ragazzi di Stark avviene anche con altri animali. Ad esempio, Arya lo fa consapevolmente con i gatti. In realtà Arya warga anche in Nymeria, però quello è ancora inconsapevole, cioè lei pensa ancora di avere dei sogni. Bran ovviamente lo fa con tutti i tipi di animali, inclusi gli stessi uccelli, i corvi, eccetera, e per cui niente vieta di per sé che questo possa essere fatto anche da Sansa, diventando effettivamente un lupo con le ali. E l'insistenza sul tema del volare è talmente forte da non essere ignorabile, cioè letteralmente Sansa è circondata da questi riferimenti. Lo stesso Sweet Robin, che diciamo diventa sempre più fondamentale nella storia di Sansa, è un riferimento a un uccellino, perché Robin appunto è il pettirosso. Il simbolo degli Arryn stesso è un'aquila. Il sigillo personale di Dito Corto è pure un uccello, il Mockingbird, quindi insomma, adesso dove lei sta nella valle tutto è, diciamo, richiama questo tema degli uccelli. L'unico altro animale a cui Sansa viene associato dopo la morte di Lady è il cane, ma questo ovviamente non è un riferimento a lei stessa, quanto invece a Sandor, comunque il suo legame con Sandor, perché per Sansa appunto la morte di Lady, cioè l'essere permanentemente separata dal suo intuito, la porta a fidarsi delle persone sbagliate, ed è Sandor il cane, tra virgolette, colui che l'aiuta a ritrovare parte di quell'intuizione, e le cui parole le ricordano poi di essere cauta anche molto tempo dopo la loro separazione, quindi anche quando poi sarà nella valle, e con il quale il suo comportamento istintivo ha maggiore effetto. Poi non so se ne vogliamo parlare adesso o ne vogliamo parlare alla fine. Alla fine. Comunque, questo lasciamolo lì perché è un tema non caldo. Proseguiamo. Caldissimo. Va bene, andiamo avanti. Mi hai colto di sorpresa, ecco tutto. Ti ho spaventata, vuoi dire, e lo faccio ancora. L'uccellino non riesce ancora a sopportare di guardarmi, vero? Però eri abbastanza felice di vedere la mia faccia quando la folla ti aveva preso, ricordi? Sansa ricordava fin troppo bene. E qua è la miccia, purtroppo, perché Sansa remembered all too well. Bene, si costrinse a guardare quel viso ora, guardarlo davvero. Era semplicemente cortese e una lady non deve mai scordare le sue cortesie. Le cicatrici non sono la parte peggiore e nemmeno il modo in cui la sua bocca si contrae. Sono i suoi occhi. Non aveva mai visto occhi così pieni di rabbia. Il dialogo segue la falsariga del loro primo incontro la sera del torneo del primo cavaliere, quindi Sansa 2 Game of Thrones. Con Sansa che cerca nel suo repertorio di cortesie qualcosa che possa essere vagamente adeguato alle circostanze,
Così come aveva cercato di fare quella prima volta riguardo a Gregor, in cui, diciamo, aveva tirato fuori. L'unica roba che era riuscita a dire è no one could withstand him, cioè nessuno, diciamo, lo può sconfiggere in nessun modo, non lo so. E il mastino che ovviamente la deride. In questo caso Sansa gli dice, sei stato così coraggioso. E lui risponde, coraggioso, la sua risata era un mezzo ringhio, un cane non ha bisogno di coraggio per scacciare i ratti. E poi, sempre sulla falsariga del primo incontro, Sansa, che alla fine è costretta a guardare il volto di Sandor dilaniato dalle ustioni, e quello che più la sconvolge non è mai la bruttezza fisica, quanto la storia di rabbia e di dolore che vi legge dietro. Sandor un po' la forza, un po' la prega di guardarlo in faccia, perché ha bisogno finalmente di essere visto per quello che è, oltre la maschera del mastino, dell'unica da parte dell'unica persona, Sansa, appunto, con cui si è istintivamente sentito sicuro abbastanza da raccontarsi e mettersi a nudo nelle sue paure, che infatti Sansa conosce molto bene, tant'è che qui quando lui si vanta dicendo non c'è uomo sulla terra che io debba temere, quando ha la spada in mano, pensa, eccetto tuo fratello, ma ebbe il buon senso di non dirlo ad alta voce. Sandor ha bisogno di qualcuno che lo accetti, che lo tratti con gentilezza, che veda l'umanità in lui andando al di là delle apparenze, questo è sempre un riferimento alla Bella e la Bestia, che va oltre la questione dell'aspetto fisico, nel senso il vedere oltre le apparenze della sua maschera di mastino. Ha bisogno che la sua rabbia sia vista per poter essere compresa, e che sia compresa è il primo passo perché possa in qualche modo essere lenita. Anche in questo caso, come la prima volta, guardarsi porta ad un dialogo incredibilmente schietto. Questa sarà infatti l'ultima occasione in cui Sansa cerca con Sandor di appigliarsi alle sue cortesie. Ormai non è più l'uccellino che ripete tutte le belle paroline che gli hanno insegnato a recitare, ma è soltanto un uccellino intrappolato in una gabbia. Nonostante la durezza nelle parole e nell'atteggiamento di Sandor, e nonostante il fatto che Sansa inizialmente ammetta di esserne spaventata, riesce a parlargli in modo totalmente onesto. Che Sansa parli onestamente con qualcuno avviene soltanto con Sandor e con Dontos, ma purtroppo gli effetti del parlare apertamente con Dontos li vedremo e non sono buoni. Sansa si sente abbastanza a suo agio con Sandor da poter sfidare apertamente le sue opinioni senza timore di ripercussioni. Gli risponde a tono, critica apertamente i suoi comportamenti e salvo trattenersi appunto, come dicevo, solo sulla questione della paura per il fratello. E anche se il mastino poi, vedremo, a un certo punto finisce per metterle la spada vicino alla gola, non sembra particolarmente preoccupata che possa realmente ferirla. Quindi è un contrasto nettissimo in questo capitolo tra la sostanzialmente assenza di paura con Sandor e invece il panico totale che prova al pensiero di dover sposare Joffrey e anche con la cautela dettata dalla paura che dimostrerà poi nel colloquio con Cersei in presenza della regina. Con il procedere della conversazione, Sansa non è più impaurita, anzi, si sente stranamente sicura in compagnia di Sandor, nonostante il suo atteggiamento così brutale. Semmai si arrabbia più che altro perché la conversazione è improduttiva e perché lui continua a mettere in discussione i valori in cui lei crede, anche se d'altro canto, al contempo apprezza la sua ferocia, desiderando perdere la ferocia del mastino. Mi dà gioia uccidere le persone. La sua bocca si contrasse. Arricci il naso quanto vuoi, ma risparmiami questa falsa pietà. Non dirmi che Lord Eddard Stark di Winterfell non ha mai ucciso un uomo. Era il suo dovere, non gli è mai piaciuto. Tuo padre ha mentito. Uccidere è la cosa più dolce che ci sia. Padre l'ha scoperta sugli scalini di Baelor. Lord di Winterfell, primo cavaliere, protettore del Nord, il potente Eddard Stark, di un lignaggio antico 8.000 anni. Ma la lama di Lympain gli ha attraversato il collo lo stesso, no? Ti ricordi il balletto che ha fatto quando la testa gli è caduta dalle spalle? Sansa si strinse le braccia al petto, sentendo improvvisamente freddo. Perché sei sempre così pieno di odio? Ti stavo ringraziando. Come se fossi uno di quei veri cavalieri che ti piacciono tanto, sì. A cosa credi che serva un cavaliere, ragazzino? I cavalieri servono per uccidere. Appoggiò la lama della sua spada lunga contro il suo collo, proprio sotto l'orecchio. Sansa riusciva a sentire la durezza dell'acciaio. Ho ucciso il mio primo uomo a 12 anni. Ho perso il conto di quanti ne ho uccisi da allora. Grandi lord con nomi antichi, grassi ricconi vestiti di velluto, cavalieri gonfi del loro onore come vesciche, sì, e anche donne e bambini.
Sono tutti carne e io sono il macellaio. Che si tengano le loro terre, i loro dei e il loro oro. Che si tengano i loro servi. Sandor Clegane sputò ai suoi piedi per dimostrare cosa ne pensava. Fin quando ho questa, disse, sollevando la spada dalla sua gola, non c'è uomo sulla terra che io debba temere. Palermo Orgulis, Eddard Stark, tutti sono mortali. La morte aleggia come un fantasma su questi capitoli, non soltanto appunto Sansa 4, ma anche quelli circostanti, Tyrion 12, che vedremo tra poco, in cui arriva il messaggio da Winterfell riguardante il presunto assassino di Bran Erico da parte di Tyrion, e in cui Tyrion minaccia la vita di Tommen e Cersei, e anche il capitolo che sta in mezzo, che come dicevamo è Jon 7, quello dello Skirling Pass, con la morte di Squire Dalglish, dove c'è questo pensiero di Jon, he's staying to die, quindi questo alone di morte che insomma pervade questi capitoli. Questo POV, tra l'altro, si è aperto, come dicevamo prima, con Sansa che descrive come tutti siano spaventati dal prato del re. La paura di morte aleggia come sacco imminente, e quando Sansa incontra Sandor sul tetto del fortino di Maegor, gran parte della loro discussione ruota appunto intorno al tema della morte. Il discorso relativo alla morte di Ned Stark è collegato al tema dei True Knights e in generale degli uomini che si preoccupano che le loro azioni seguano un codice di valori morali, cioè i cavalieri servono soltanto ad uccidere, come dice il mastino, o sono qualcosa di più. Gli uomini onorevoli sono solo sciocchi figli dell'estate o lasciano un retaggio di cui si canterà negli anni a venire, quando il Nord sceglierà di morire nella neve pur di combattere per la figlia di Ned, The Ned's Little Girl. È lo stesso discorso che facevamo, se ricordate, nei capitoli in cui parlavamo della morte di Tywin e diciamo, dell'enorme differenza tra il suo retaggio e quello di Ned. Vi lascio giusto una citazione dell'Edda poetica, che è appunto questa raccolta di poemi norreni, ma ovviamente potremmo fare citazioni dall'epica greca, potremmo farne da qualunque. Il bestiame muore, i parenti muoiono, ogni uomo è mortale. Ma conosco una cosa che non muore mai, la gloria dei grandi morti. Forse ciò che importa non è che tutti e tutto muoiano prima o poi, ma come si vive, si muore e in cosa si crede. Questo era Ned, e da qui deriva l'insistenza ostinata di Sansa in questa conversazione. Facciamo un passo indietro in questa ultima citazione che vi ho letto. Subito dopo il Mira Joy uccidere le persone, c'è la notazione, la sua bocca si contrasse. Ora, il tic nervoso alla bocca in Sandor indica disprezzo per qualcuno per qualcosa, oppure che Sandor in quel momento sta mentendo, o comunque vorrebbe dire qualcosa di diverso rispetto a quello che sta dicendo. Quindi in questo caso uccidere non è qualcosa che realmente ama, ma è una forma di protezione in un mondo ostile. Tant'è che non lo fa mai gratuitamente, era già un discorso che avevo fatto in un precedente video di Sansa, non mi ricordo quale, ma insomma ricordatevelo, ecco. Uno dei tanti in cui Uno parla dei di tanti, sempre. esatto. Piuttosto quello che desidera in realtà è essere visto, essere amato. Infatti odia il fatto che Sansa sia spaventata da lui, anche se non riesce a non fare il suo peggio per spaventarla e incasinare tutto. Questo ovviamente alle acque era ancora di più. Poi, altra notazione, la spada. Allora, nel gesto di sfoderare la spada lunga, via qua, e appoggiarla proprio sotto l'orecchio, che è una zona erogena, c'è un palese simbolismo fallico che viene utilizzato da Martin per sottolineare l'ostentazione esagerata da parte di Sandor della propria mascolinità per mascherare la paura, oltre a essere ovviamente funzionale alla tensione sessuale tra i due, così come l'avevamo visto anche nel duello tra Jaime e Brienne. Difatti ci sono un sacco di parallelismi tra Sandor e Jaime. Non è questo il momento di dilungarsi, però diciamo in breve, piccolo elenco. Entrambi inizialmente fedeli a casa Lannister, introdotti come assassini di bambini, entrambi guardie reali, entrambi menomati, entrambi instaurano una relazione con un personaggio che sembra essere il loro opposto, perché sia Sansa che Brienne provengono da una visione, diciamo, piuttosto ingenua o infantile del mondo, dove i cavalieri sono nobili e onorevoli, i buoni sono buoni, i cattivi sono cattivi, eccetera.
relazione che diventa il catalizzatore per un cambiamento e la ricerca di una propria bussola morale. Entrambi sono formidabili combattenti, disillusi nei confronti della cavalleria, sono conosciuti con un soprannome non propriamente lusinghiero che riflette solo una parte della loro identità, quella mostrata al mondo. Entrambi danno un nome, hanno un legame significativo con i loro cavalli. Entrambi abbandonano ad un certo punto la fedeltà a casa Lannister e vengono catturati dalla fratellanza senza vessilli. Ovviamente si potrebbe dire di più, però non so, insomma, questo è così, una pillola, poi vedremo se possiamo fare qualcosa di un po' più approfondito. Cosa farai quando attraverserà? Si parla di Stannis, ovviamente. Combatterò, ucciderò, morirò forse. Non hai paura? Gli drake potrebbero mandarti giù in qualche terribile inferno per tutto il male che hai fatto. Qua Sandor svia l'argomento della paura e risponde poi solamente alla domanda sugli dèi. Fin dall'inizio del capitolo Sansa nota come Prato del Re sia una città satura di paura. Lo stesso Tyrion, che generalmente si appiglia alla propria razionalità, è terribilmente spaventato in questi capitoli per l'assedio di Prato del Re e per la sua personale situazione con Shea e Yaya, che poi vedremo anche nel prossimo capitolo. Sandor non si concede di parlarne della sua paura, eppure è in cima al fortino di Megor a guardare i fuochi che lo spaventano tanto, circondarlo da ogni lato, a parlare continuamente della morte, di come sia in grado di uccidere tutti, il che non è altro se, se non il suo modo per affrontare, esorcizzare il panico che gli sta salendo mentre deve arrendersi all'idea che potrebbe effettivamente morire o peggio ancora che sarà costretto a combattere nel fuoco. Come ci viene qui ricordato, Stannis non è un codardo e il suo esercito è ben altra cosa rispetto alla folla di cittadini disperati. Ora il pericolo è molto reale, è molto molto vicino. Eppure Sandor non ha uno sbocco per la sua paura come lo ha Tyrion, cioè non c'è una scena dove rifugiarsi in cerca di rassicurazione. Al contrario, la sua reazione è quella di mordere, cito, qualunque mano cerchi di accarezzarlo. Eppure sbranerebbe qualunque uomo che cercasse di fare del male ai suoi padroni. Questa è un'affermazione che alla prima lettura saremmo ancora portati a riferire ai Lannister, diciamo senza sapere che poi ci sarà la deserzione alle Acque Nere, ma col senno di poi, qua di fatto già possiamo riferirla a Sansa, nel senso, già ormai Sandor sbranerebbe qualunque uomo che cerca di fare del male a Sansa, tant'è che l'ha fatto ovviamente alla rivolta del pane, e l'abbiamo visto. Questo fight, kill, die, maybe. Quindi combatterò, ucciderò, morirò forse. Sembra buttato lì con noncuranza, come se non me ne fregasse niente. In realtà mostra quanto sia fragile la sua armatura. In tutta questa conversazione, in realtà in tutte le loro conversazioni, si nota come sia Sandor il più vulnerabile dei due. Sansa qui è principalmente confusa e arrabbiata dal suo rifiuto di parlare in modo gentile e svolgere il suo ruolo nella storia, cioè quello di cavaliere protettore. In effetti poi Sandor svolge piuttosto bene sia per lei che per Arya, a dispetto di ciò che dice. La visione del ruolo di Sandor agli occhi di Sansa, cioè quello di protettore, non formalmente cavaliere, ma che comunque non permetterebbe mai che le venisse fatto del male, se in grado di evitarlo, è molto più vicino alla verità rispetto al ruolo che Sandor vede per se stesso, cioè quello di un cane che meccanicamente sbrana i più deboli e obbedisce ai padroni. Per questo, in questi dialoghi, la sua identità è messa a rischio, perlomeno l'identità di facciata che ci ha messo anni a costruire. Eppure non può dire morirò forse senza che una parte di lui speri e la sua interlocutrice risponda no, spero che tu torni vivo. Cioè, da un lato vuole soffocare la speranza di Sansa in modo che non minacci la sua identità di mastino, dall'altro ha bisogno che lei mantenga viva la speranza e Sansa lo farà addirittura pregando per lui nel prossimo capitolo. Perché è l'unica che si preoccupa per la sua sorte, che ha ancora speranza in lui, che ha quella scintilla di empatia. Niente di strano, quindi, poi, che nel mezzo dei fuochi della battaglia Sandor la cercherà come si cerca un faro nella tempesta. Quale male, rise? Quali dèi? Gli dèi che ci hanno creati tutti. Tutti la canzonò. Dimmi, uccellino, che genere di Dio crea un mostro come il folletto o una cretina come la figlia di Lady Tanda? Se ci sono dei, hanno creato le pecore perché i lupi potessero mangiare carne e hanno creato i deboli perché i forti potessero giocarci. I veri cavalieri proteggono i deboli. Sbuffò. Non ci sono veri cavalieri, così come non ci sono dei. Se non sei in grado di proteggerti, muori e togliti di mezzo da quelli che ci riescono.
Acciaio affilato e braccia forti governano questo mondo. Non credere mai in nulla di diverso. Sansa indietreggiò da lui. Sei orribile. Sono onesto. È il mondo che è orribile. E allora, come dice Jordan Reed in Bran 2, sono sorcera. Sometimes the knights are the monsters. A volte i cavalieri sono i mostri. Sandor rigetta il concetto di cavalleria a causa dell'ipocrisia che lo permea nella società di Westeros, se questo l'abbiamo detto 1.000 volte, perché suo fratello Gregor, che è cavaliere, è uno dei personaggi più mostruosi della saga e lui stesso ne è stato vittima, per cui da quel momento ha deciso che, dato che tutti intorno a lui sono mostri, anche lui lo deve essere. Tanto vale esserlo apertamente, ostentatamente, senza nascondersi dietro la patina di un titolo vuoto. A differenza di Tyrion, a cui è stato affibbiato il dominio folletto dalla nascita, il mastino ha scelto cosa essere: un cane assoldato per uccidere indiscriminatamente su ordine del padrone, una parodia sarcastica del cavalierato. La sua affermazione "There are no true knights" è data dalla disillusione della sua esperienza, per cui tutti i cavalieri non possono che essere mostruosi come Gregor, e chi non lo è destinato ad esserne una vittima come lui lo è stato in passato. Una pecora appunto creata perché i lupi potessero mangiare carne, o un debole creato perché i forti potessero giocarci, cosa che Sandor non può e non vuole più permettersi di rivivere. Ma in verità non è nato cinico, cioè lo è diventato per proteggersi, ma Martin stesso ci dice che originariamente era un romantico. Cito da un Suspect Martin del 2005, Sandor ammirava veramente i cavalieri da bambino, ma è stato ampiamente disilluso dal fatto che quel bruto di suo fratello sia stato effettivamente unto cavaliere, niente meno che da Rhaegar, di qui la sua amarezza. La sua ormai è una visione del mondo ben radicata, che ci ha messo impegno a costruire, ma al contempo è talmente fragile che si sente minacciato anche semplicemente dall'esistenza di una ragazzina gentile e fiduciosa. Per cui sente il bisogno di imporle la sua visione nichilistica perché, fin tanto che lei crederà che il mondo possa essere come nelle canzoni, c'è una possibilità che lui abbia sbagliato tutto. Per cui c'è un cortocircuito ogni volta che incontra e si scontra con Sansa, che con la sua strenua fede nei suoi valori, la sua insistenza, perché Sansa non molla mai l'osso, neanche davanti alle sue minacce, riapre il conflitto tra, diciamo, i due lati, le due anime, diciamo, possiamo dire. Il cinico mastino da una parte e dall'altra il ragazzo che, nonostante tutto, vorrebbe tanto essere per lei uno di quei cavalieri che amava da bambino. Quindi, da un lato, Sandor è inesplicabilmente attratto da Sansa e da ciò che lei rappresenta. Vuole a suo modo proteggerla, salvarla dai mostri di cui è pieno il mondo, addirittura amarla vorrebbe. Dall'altro lato, il mastino ha una reazione rabbiosa davanti all'innocenza di Sansa, odia che riesca ancora, nonostante tutto, a credere nell'esistenza degli dèi e dei veri cavalieri, cosa che in lui è stata distrutta da molti anni. Questo lato di lui è quindi attratto da Sansa in modo distruttivo, cioè vorrebbe possederla per distruggerla, per schiacciare l'uccellino nelle sue fauci, tra virgolette. E vedremo questa dicotomia al suo apice in Sansa 7, durante le Acque Nere, episodio quello dell'Anchis per intendersi, di cui Sandor poi ammetterà in Aria 13, quindi un punto di morte, seppure vabbè, questo è un pensiero parzialmente distorto dalla gelosia per Tyrion, anche dal desiderio di farla finita, quindi vabbè, va preso un po' come va preso, però ammetterà: volevo prendere anche lei, avrei dovuto scoparla sangue, strappare fuori il cuore prima di lasciarla a quel nano. Questi due lati di lui dovranno riconciliarsi in qualche modo. O già l'hanno fatto con la morte del mastino, però diciamo noi dobbiamo ancora vederlo. All'inizio del capitolo, giusto per ricollegarmi a quello di cui parlavate prima, Sansa sembrava essere tentata di essere d'accordo col mastino quando dice che non ci sono dei o che se ci sono sono del tutto indifferenti. Quando appunto si parlava di bruciare il tempio di Baelor, Sansa risponde ad Ontos: perché dovrebbero ascoltarmi? Non sentono mai le mie preghiere, gli dèi. E Ontos le aveva risposto: certo che lo fanno, mi hanno mandato da te, no? Rispetto alla Sansa di pochi minuti prima, qui il cinismo di Sandor tira fuori per contro in lei una fiducia incrollabile nel buono del mondo e quindi, diciamo, torna a ribadire: sì, esistono gli dèi, eccetera, a dispetto di tutto quello che sta dovendo sopportare.
L'atteggiamento macista del Mastino, la sua narrazione su come la forza bruta governi il mondo, eccetera, a Sansa risultano irritanti e frustranti. E per di più è anche una narrazione falsa, nel senso che tutto sommato non ci crede nemmeno lui. Sansa stessa ne è la prova vivente, perché se Sandra avesse effettivamente messo in pratica ciò che predica, l'avrebbe lasciata in balia della folla inferocita durante la rivolta del pane, come hanno fatto nell'entrante con lo Splunt, eppure sappiamo ovviamente che non l'ha fatto. E oltre a lei ha cercato di salvare anche Aaron Sentakar e probabilmente l'avrebbe fatto anche con Lollis, che qui denigra tanto e che semplicemente non l'ha vista. Sempre riguardo a questo passaggio con Dontos, abbiamo già discusso in video precedenti del fatto che il vero Florian per Sansa non sia Dontos, ma sia in realtà Sandor Clegane. Allo stesso modo, ironicamente, potrebbe essere proprio questo Sandor che nega l'esistenza degli dèi ad essere la risposta alle preghiere di Sansa e non Dontos. E anche la preghiera di Sansa per lui nel prossimo capitolo, che sarà Salvalo se puoi, calma la rabbia lui. Alla luce di quello che sappiamo ora di Sandor, possiamo dire che verrà in qualche modo ascoltata con i suoi tempi. Ora vola via, uccellino, sono stufo dei tuoi cinguetti. La conversazione si conclude qua e sembra concludersi in modo del tutto improduttivo, perché Sandor semplicemente non può cambiare in 2 minuti tutta la visione del mondo su cui ha costruito la sua vita adulta. È stato forzato ad adottarla, però ormai è diventata la sua comfort zone, al punto che diventa troppo faticoso rendersi conto di avere un'altra scelta. Quindi scaccia Sansa come fosse un uccellino fastidioso, illudendosi che le sue parole non abbiano avuto alcun effetto. Ma ovviamente l'effetto e l'influenza di Sansa su di lui è appena iniziato. Sansa. Mi viene tanto da ridere perché a un certo punto c'è stata una frase di Sandor che è un verso di All Too Well. È uguale! Uguale! Allora ragazzi, voi non avete idea. Quindi io sono arrivata a quel punto del capitolo. A parte aver riascoltato la canzone, ma vabbè, questo è un altro disco. Tra l'altro ho ascoltato la versione corta, non quella lunga. Va Non potevo perdere tempo, Beatrice. bene. Avevo cose da scrivere. Sì, per chi se lo stesse chiedendo, ci sono due versioni della canzone, una di 5 minuti, l'altra di 10, ma va bene. Quindi ora facciamo un po' di analisi del testo e vediamo come All Too Well, Taylor's Version, si applichi a Sansa e Sandor specificatamente a questo dialogo e magari anche in futuro. Scusami, Filippo, ma qua Un po' disperato. dubbio, non è serata. No. No, allora dico una cosa che io già mi ero preparato mentalmente in realtà per un viaggio di andata verso Lucca, questo ve lo racconto ascoltando Taylor Swift e Taylor Swift. Io non so nulla, la Bea mi aveva avvertito che ci sarebbe stato questo viaggio con lei e Chiara. Ci sarà comunque, mi sa, ma poi in macchina Allora, all'andata solo ragazzi, con Bea. volete la Il versione ritorno, ci sarà Spotify o il ritorno. volete i CD? Perché io ho tutte e due, quindi. No, no, vabbè, ma tanto Tornerò da sa questo già viaggio che che CD ci sarà, anch'io. perché ovviamente uscirà nel 1989 nuovo, quindi ci sarà quello. Anch'io uscirò da Poi è il CD di questo. Chiara, quello bisogna metterlo, Da giustamente. questo viaggio a Lucca, sapendo, Vabbè. conoscendo Taylor Swift e Beautiful, Beautiful, ecco, evidentemente. perfetto, perfetto, basta, tutto quello che devi Classico, sapere della vita, classicone. basta. È vero, porca miseria, esce il 1989. Va bene, ci adegueremo, ci adegueremo. Allora, ho riletto ovviamente il testo della canzone, quello corto, perché quello lungo, troppo lungo, ho delle idee su quel testo che forse mi mettono in galera se l'è esplicito. Quindi, Beatrice, non ridere. Allora, abbiamo un paio di versi che qua si applicano tipo perfettamente. Il primo è You told me about your past thinking your future was me, quando Sandor le racconta di punto in bianco a un certo punto la sua storia. Vabbè, dici, ok. Forse il futuro non era proprio Sansa in quel momento, però dico, si sta avverando questa supposizione della canzone per cui il futuro di Sandor effettivamente è Sansa e sarà Sansa, noi ne siamo assolutamente convinte
consapevoli che le ultime parole di Sandor saranno tra le braccia di Sansa. Andiamo avanti per non piangere. Qua è praticamente un pezzo del bridge della canzone che dice, e questa è a POV alternati, tra l'altro, l'ho interpretata così, quindi, and maybe we got lost in translation. Quindi questo lo dice Sansa perché non si capiscono molto, cioè c'è un clash di opinioni. Poi, maybe I asked for too much, quando il mastino chiede durante le acque nere la canzone è tutta un'altra cosa, cioè le chiede troppo e lei va in crash, non ce la fa più, mischina, anche perché deve fare il lavoro emotivo sia suo che del mastino, quindi vabbè, figuratevi. Maybe this thing was a masterpiece till you tore it all up. Quindi questa è sempre Sansa che dice a Sandor un po' ci hai rovinato Hai tutto, fatto un casino. hai fatto un bel casino, ecco. Questo però è Sandor dice running scared I was there, perché lui poi è scappato correndo dalla stanza di Sansa. Ah, ma sai che io questo l'avevo messo sulla rivolta del pane. Running scared, I was there, I Vabbè, remember. ok, anche, quindi Ah, doppia cosa. vabbè. Doppia interpretazione, perché in questo caso è running scared, I was there, I remember it all too well. Ok, tutte e due le cose, perché lei se lo ricorda bene, cioè nel senso ci ha costruito l'anch'esse sopra, quindi ecco, Si ricorda a ricorda a modo suo. modo suo molto bene. Cioè, allora, il prossimo io penso che è tipo Vabbè, fatto non per c'è bisogno di loro, spiegarlo. e non c'è bisogno nemmeno di spiegarlo, cioè, so casually cruel in the name of being honest. Ma io vi devo, non me lo devo nemmeno tradurre questo pezzo, perché è proprio scritto nel dialogo a un certo punto. C'è Sandor che dice: non sono crudele, sono onesto. Vabbè. Comunque, sì, era uscito Jacklash, quindi la possibilità che l'abbia scritto per loro sono abbastanza alte. Comunque, l'altro è questo qua, che non so, cioè, un po' più difficile, è. Time won't fly, it's like I'm paralyzed by it. Sandor a un certo punto rimane bloccato sulla sua gelosia per Sansa, su Sansa, lei continua a pensarlo, quindi il più passa il tempo, più comunque lui rimane paralizzato da questa ragazza che l'ha scombussolato, gli ha scombussolato il mondo, e lui comunque rimane fermo là, al pensiero di quell'ultima notte passata insieme. I'd like to be my old self again, perché lui vorrebbe, non vorrebbe tornare a quando era ragazzina e credere di nuovo, comunque vorrebbe ritrovare quella speranza e quel suo credere nelle fiabe che Sansa tanto ha caro nella sua vita. But I'm still trying to find it, perché lui comunque sta attraversando un periodo di transizione, cambiamento, morte, risurrezione, eccetera. Quindi ancora deve trovarlo, perché ancora deve trovare Sansa. Ancora non. Questa, scusate, ho letto quello dopo. Questa. Questa è tipo, allora, non sono sicura che la sciarpa significhi quello che tutti pensano significhi, però. Vabbè, Sì, cioè, nel senso, quantomeno tutti lo pensano, quindi tutti lo diciamo. pensano, nessuno vuole Ok. ammetterlo. Comunque, tra l'altro, sciarpa rossa, vabbè, pure lei comunque. But you keep my old scarf from the very first week. Qua è from the very last week. Non è una sciarpa, ma è un mantello, però la siamo. Attenzione. Because it reminds you of innocence. Perché è bianco il mantello. And it smells like me. Sì, a voglia. E quindi you can get rid of E it, infatti sta ancora perché nel cestone, è ancora nel scusate, cestone. nel baule. Because you remember it all too well. L'anchis. Quindi, brava Taylor Swift per aver scritto una canzone su Sansa e Sì. Sandor. Possiamo andare avanti. Filippo, è finita la tortura qua. basta. Io mi farò poi spiegare tutti i sottesi che non ho chiaramente capito durante questo viaggio. Ma voi forse non avete. Ne Noi abbiamo. uscirò edotto. Noi abbiamo 4 ore di macchina Filippo, io ho paura. davanti a un certo punto. E io ho dei PowerPoint. PowerPoint. Io ho dei Su PowerPoint. cosa? Lasciamo stare. Comunque. Questo è molto da meme, questo, dei PowerPoint Sì. esplicativi. Ragazzi, ho dei PowerPoint. Comunque, andiamo avanti. Chiudiamo la parentesi cantautrice americana. Continuiamo su Sansa. Quando parlavo evidentemente della schiettezza sincera, della schiettezza e della sincerità di Sansa in questo POV,
faceva appunto riferimento alla chiacchierata con Sandor sui tetti del fortino di Maegor. Se non altro, qua Sansa non ha assolutamente paura di parlare, né paura del suo interlocutore, anche se anche lui tutto fumo, niente arrosto, ecco. Tutto fumo, niente fuoco, il cancabea non morde, bla bla bla. Al contrario di quello che si sa di Sansa a King's Landing, lei è spesso molto più sincera di quello che sembra e la verità le viene molto più facile di qualsiasi altra bugia. Mente alla perfezione e impara a mentire come si deve solo in presenza di dito corto, quando è fondamentale che lei si dimentichi della sua identità Stark per pretendere di essere qualcun altro che evidentemente non è. Non è. Attenzione qua. Non dico che Sansa non menta né che non lo sappia fare già da ora, ma nei momenti in cui è più a suo agio, o meglio nei momenti in cui se lo può permettere e sa che può essere vulnerabile, è autentica. Vuoi perché con l'interlocutore ha un rapporto tale da svestirsi delle menzogne, vuoi che è da sola in mezzo a una bufera di neve e ghiaccio, Sansa tira fuori tutte le qualità che fanno di lei una Stark, specialmente la schiettezza e la lingua tagliente, che in alcuni casi ricorda le risposte al veleno di Jon a Jalon Slynt e agli ufficiali dei Guardiani. Ricordiamo però quali sono le qualità Stark per eccellenza, quelle tipiche della casata che la rendono unica, cioè la lealtà fino alla morte, la devozione alla famiglia, alla terra e al castello. Un forte senso di giustizia attuata nei modi e nei metodi del nord, quindi nordici, una facciata di ghiaccio sciolta solo in presenza di amici o familiari, cruda schiettezza e aperta sincerità. Io ricordo Alaric Stark, vi ricordo Cregan Stark, sono loro praticamente. Gli ultimi due punti sono, cioè, caratterizzano Sansa in questo POV, sono cruda schiettezza e aperta sincerità. L'abbiamo vista piccata con Dontus, l'abbiamo letta smontare punto per punto i pensieri e le idee di Sandor, usando tra l'altro l'esatto opposto di quello che aveva affermato con Dontos, che è intelligente da ragazza, evidentemente. L'abbiamo vista, anzi, la leggeremo nuovamente fredda e ricomposta durante la conversazione con Cersei a fine capitolo. Questo ancora una volta per ricordarvi che è più Stark di quello che può sembrare a prima lettura. Però vabbè. Quella notte Sansa sognò di nuovo la rivolta. La folla si accalcava attorno a lei, urlando, una bestia impazzita dai mille volti. Ovunque si girasse vedeva facce stravolte in mostruose maschere disumane. Pianse e disse loro che non aveva mai fatto del male. Eppure la trascinarono lo stesso giù da cavallo. No, gridò. No, vi prego, non fatelo, non fatelo. Ma nessuno le prestò attenzione. Gridò per Ser Dontos, per i suoi fratelli, per il suo defunto padre e per il suo defunto lupo, per il valoroso Ser Loras che una volta le aveva regalato una rosa. Ma nessuno di loro venne. Chiamò gli eroi delle canzoni, Florian, Ceremon Redwine, il principe Aemon, il cavaliere dei draghi, ma nessuno la sentì. Le donne le sciamarono addosso come donnole, pizzicandole le gambe e prendendole a calci nel ventre, e qualcuno la colpì in faccia e le sentì i denti frantumarsi. Poi vide il luccichio dell'acciaio. Il coltello si conficcò nel suo ventre e strappò, 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 finché non rimase nulla di lei laggiù, se non nastri lucidi e bagnati. Gli incubi sono parte integrante della storia di Sansa, l'abbiamo vista averli fin dall'inizio, specialmente dopo eventi traumatici e dolorosi, che deve in qualche modo digerire e interiorizzare. È nell'onirico che Sansa riesce a, tra virgolette, metabolizzare i traumi, a riviverli e a rifletterci su. Ed è proprio così che Sansa forse riflette sul trauma della rivolta del pane, cosa che non abbiamo mai visto fare a Tyrion, anzi, probabile comunque che Tyrion non abbia avuto il tempo materiale per farlo, che è una giustificazione più che accettabile, dato che si sta ritrovando con Stannis praticamente fuori dalle porte. Sansa, da sola e isolata da tutto e tutti, ha avuto il tempo di rimuginarci su, di pensare alla folla impazzita, di immaginare le alternative se il mastino non fosse intervenuto proprio in quell'istante. Ed è così che ci ritroviamo in almeno due incubi ricorrenti in questo POV, di cui l'ultimo è direttamente collegato poi al Menarca che scoprirà subito al risveglio. Nell'incubo, quali sono i segni principali che portano a pensarlo? Ovviamente il dolore al basso ventre, le pugnalate e il sangue a fiotti verso la fine. Questi i segnali più ovvi e palesi. L'altro, più oscuro e nascosto, sono forse le donne che la tradiscono e la sediziano nel sogno. In che senso qua? Se vi ricordate, all'inizio vi ho parlato della Womanhood, del suo diventare donna e di come proprio questo e il suo corpo l'abbiano alla fine tradita. Ecco, proprio così penso che si possano interpretare le donne nel suo incubo, cioè una rappresentazione simbolica dell'essere donna, dell'essere matura, che arriva all'improvviso e la minaccia, la sevizia, la tortura con la promessa di un futuro oscuro e pieno di terrore.
Sì, sicuramente. Poi stavo pensando mentre scrivevamo che potrebbe esserci un secondo, diciamo, livello di interpretazione, nel senso di un foreshadowing del trattamento che riceverà Sansa da alcune donne nella storia, nel senso. È un'immagine molto simile a quella della Casa degli Eterni, dove abbiamo questa bellissima donna che sappiamo rappresentare Westeros, che viene seviziata e tiraniata dai cinque ranetti. Quindi, donne che la tradiscono sicuramente, anche perché ci saranno Cersei per prima, ma in realtà, se vogliamo, anche le Tyrell, perché comunque prima la attirano, però poi, insomma, quando le torna utile, diciamo, se ne sbarazzano e anche diciamo, le fanno ricadere su di lei la colpa per l'avvelenamento di Joffrey, quando ovviamente lei è totalmente inconsapevole. Però, diciamo, ad un livello magari un po' più alto, proprio come Westeros viene dilaniata dalla guerra dei cinque re, che è il significato di quell'immagine, alla Casa degli Eterni, anche Sansa sanguina e viene dilaniata, da una guerra, quella di Rob, quella per l'indipendenza del nord. Abbiamo detto molte volte che Sansa sanguina per l'indipendenza del nord, proprio a livello fisico, nel senso che viene picchiata, eccetera. Fatta picchiare da Joffrey, in corrispondenza delle vittorie di Rob, quindi effettivamente anche lei viene dilaniata da una guerra. Lo Non lo sai so. che effettivamente quando... Non è qua, però, cioè nel senso potrebbe anche essere contemporaneo, però quando lei sanguina, grande inverno sanguina. Sì, Grande Inverno viene presa. Grande Più inverno o viene presa meno. esattamente nello stesso Sì, periodo in sì, cui lei ha le sì. mestruazioni. Tra l'altro il prossimo capitolo è quello in cui arriva la notizia La della notizia della morte morte di di Bran. Bran e Rickon. Quindi sì, siamo a quell'altezza Sì, temporale. quindi il rapporto che lei ha col Nord e con Grande Inverno si manifesta nella sua fisicità. E mi ha detto più volte, lo continueremo a ribadire, lei è quella che ricostruirà Grande Inverno. Vedete voi quello che dovete fare con queste informazioni. Comunque, la scena delle mestruazioni poi è allo stesso tempo terribile e pietosa. Sansa è come impazzita alla vista del suo stesso sangue, in un primo momento pensando che il suo incubo fosse divenuto realtà, in un secondo realizzando appieno la gravità della situazione. Ancora una volta vediamo il fuoco e il fumo usati sia come amici che come nemici. È visto come una soluzione più veloce e sicura per far sparire le tracce di sangue, ma è anche quello che la stana, fa sì che sia scoperta nel peggior modo possibile, nella vulnerabilità della lucida follia e in una situazione a poco imbarazzante, molto imbarazzante. Si ripetono poi le stesse parole dell'incubo, cioè no, please, no, e il dolore è uguale se non più acuto. Mentre si accovacciava lì sulle mani e sulle ginocchia, arrivò la comprensione. No, ti prego, no. Voleva che questo non voleva che questo le accadesse, non ora, non qui, non ora, non ora, non ora, ripetuto per tante volte. La follia si impadronì di lei. Si precipitò di nuovo sul letto e fissò con orrore la macchia rosso scuro e la storia che raccontava. Riuscì solo a pensare che doveva sbarazzarsene, altrimenti l'avrebbero visto. Non poteva lasciare che vedessero o l'avrebbero data in sposa a Joffrey e l'avrebbero fatta giacere con lui. Prendendo il coltello, Sansa tagliò il lenzuolo, tentando di eliminare la macchia. Ma se mi chiedono del buco, cosa dirò? Le lacrime le rigarono il viso. Tirò via il lenzuolo strappandolo dal letto e anche la coperta macchiata. Dovrò bruciarle. Era in ginocchio e lottava per spingere il materasso nel fuoco mentre un denso fumo grigio la avvolgeva e invadeva la stanza. Quando la porta si aprì, sentì la cameriera sussultare. Alla fine ci vollero tre di loro per tirarla via. Qual è stranissimo, comunque, tre donne che tirano via Sansa da, vabbè, tipo forza bruta? Probabilmente tipo l'isteria qua che Sì. fare cose brutte. Alla fine l'incubo si realizza veramente, cioè sono le donne, le su sue alleate che la tradiscono e riferiscono a Cersei dell'accaduto. Sono le donne che la lavano, la vestono per presentarla alla regina madre, colei che stranamente le offre più comprensioni tra le altre, ma anche cattivi consigli e false consolazioni. Ancora una volta la sincerità la fa da padrona. Questa, come si diceva all'inizio, è una delle poche volte in cui Cersei è sincera nelle sue parole e nei suoi racconti.
Una Cersei che, come Sansa, è disperata, rinchiusa in un castello assediato e impossibilitata a far qualcosa se non aspettare pazientemente, ma non tanto, la fine di un incubo durato troppi mesi. Si appresta fin da subito a smontare qualsiasi fantasia di Sansa sul ciclo, sul diventare donna, divenendo appieno la matrigna cattiva e prendendo poi il posto di Catelyn nell'istruzione della figliastra Sansa. Il sangue è sigillo della tua femminilità. Lady Catelyn dovrebbe averti preparato. Hai avuto la tua prima fioritura, non di più. Sansa non si era mai sentita meno in fiore. La Lady mia madre me l'aveva detto, ma io pensavo sarebbe stato diverso. Diverso come? Non lo so, meno pasticciato e più magico. La regina rise, aspetta di mettere al mondo un figlio. La vita di una donna è composta di 9 parti da caos e una di magia. Lo imparerai presto. Le parti che sembrano magiche spesso si rivelano le più complicate di tutte. Beve un sorso di latte. Quindi ora sei una donna. Hai la minima idea di cosa significhi? Boh, boh. Qua questa è una grande verità di Cersei. Sì, nel senso Queste, è palese le che parti qua. che sembrano magiche spesso si rivelano le più incasinate di tutte. Beh, ecco. Comunque, qua tra l'altro, diciamo, Cersei si rinforza un po' nell'idea che Sansa sia una cretina, che già pensa che sia stupida, perché appunto c'è questa pazzia di bruciare il materasso, Sansa è costretta a giustificarla dicendo il sangue mi ha spaventato, per cui sempre. Sembra veramente un po' una stupidaggine, perché non può dire che in realtà è semplicemente terrorizzata dalla prospettiva del matrimonio con Joffrey. E quindi, diciamo, fa un po' lente quello che le dice Dantos a inizio capitolo, quando insomma le aveva consigliato lascialo credere di essere stupida, sei più al sicuro così di dolcezza. E poi dico, Cersei la legge in pieno, dice, non ti va di sposare Joffrey, peccato che lo devi fare comunque. Dopo questo momento, Cersei è un fiume in piena, non smette di parlare, manca poco che le riveli la verità sull'incesto, ma proprio poco poco. Ma che comunque per i più acuti è palese, ma a Sansa, a cui poco interessano i deliri della regina, non viene in mente al momento. Più che altro concentrata sull'altro significato del discorso, quello più diretto e indirizzato a lei, futura madre dell'erede al trono di Joffrey. Può darsi che in futuro le tornino in mente le conversazioni con Cersei e tutto quello che la regina le stava praticamente confessando in meno di 2 minuti di conversazione a colazione. Veniamo a sapere dell'inadeguatezza e del menefreghismo di Robert nei confronti di quelli che legalmente erano i suoi figli, andando ogni volta a caccia prima del tempo del parto. E non trattandoli quando era il momento magari di stringere un rapporto padre-figlio. Ricordiamo l'aneddoto di Stannis sul gattino sezionato e lo schiaffo violento di Robert a Joffrey. Veniamo anche a sapere che Jaime è stato sempre al fianco della sorella durante i parti, specialmente l'episodio in cui volevano buttarlo fuori dalla stanza del parto, ma lui li invita a farli, tipo a farlo. Buttatemi fuori, vedete chi riesce a farlo. Joffrey non ti mostrerà la stessa devozione, Non ti credo. mostrerà. Potresti ringraziare tua sorella per questo se non fosse morta. Non è mai riuscita a dimenticare quel giorno al tridente quando tu l'hai vista umiliarlo, perciò ti umilia a sua volta. Sei più forte di quello che sembri, però. Mi aspetto che tu riesca a sopravvivere a un po' di umiliazione. Io l'ho fatto. Qui due cose veloci. La prima è che Cersei menziona casualmente, così en passant, che Arya è morta. È la prima menzione in pagina, ma non è detto che sia la prima volta che Sansa lo sente perché non reagisce. Quindi il fatto che non abbia particolare reazione ci dice che probabilmente o gliel'avevano già detto, l'aveva già sentito, o aveva comunque già da sola presunto la sua morte. La seconda cosa è che Cersei in questa conversazione è quasi gentile. Quasi la conforta, sembra apparentemente, diciamo, sei più forte di quello che sembri. In realtà questa sua affermazione non nasce realmente da un'osservazione del carattere di Sansa, per cui in realtà la trova più forte di quello che sembra, ma piuttosto dalla mancanza di empatia che più volte abbiamo sottolineato in Cersei, cioè l'abusata che diventa a sua volta abusatrice imponendo lo stesso trattamento ad altre donne, cioè come l'ha sopportato lei, lo possono, lo devono sopportare anche le altre, e zitte. Che cosa brutta, ragazzi. Sì. She's not a girl's girl. No. L'unica grande menzogna del POV è quella che Sansa pronuncia in presenza di Cersei, affermando di amare Joffrey con tutto il suo cuore.
Purtroppo per lei Cersei non ci casca, ma poco male. A Cersei non importa che lei ami Joffrey, nemmeno lei amava il re in fin dei conti. La regina ha sempre fatto il suo dovere, mi è venuta a ridere, scusate, nei confronti del re, e al posto suo ha profondamente amato i figli come natura vuole che una madre faccia. Un mezzo sorriso si è acceso sul volto della regina. Il vero figlio d'erede di Robert, anche se Joff piangeva ogni volta che Robert lo prendeva in braccio. A sua grazia non piaceva. I suoi bastardi avevano sempre riso dietro felici e gli avevano succhiato il dito quando glielo aveva messo in bocca. Robert voleva sorrisi e applausi, sempre. Quindi andava dove li trovava, dai suoi amici e dalle sue puttane. Robert voleva essere amato. Mio fratello Tyrion ha la stessa malattia. Tu vuoi essere amata, Sansa? Tutti vogliono essere amati. Vedo che la fioritura non ti ha reso più brillante. Sansa, permettimi di condividere con te un po' di saggezza femminile in questo giorno così speciale. L'amore è un veleno dolce, sì, ma che ti ucciderà lo stesso. Vabbè, dico, no comment su questo, su quest'ultima battuta di Cersei. L'unico consiglio che ovviamente Sansa cestina proprio da una parte, da un orecchio entra, dall'altro esce. Non è quello che le ha insegnato suo padre, non è quello che le ha dimostrato Lord Stark di Grande Inverno. Tant'è vero che segue con la citazione durante le acque nere della famosa frase: I will remember your grace, if I remember a queen, I'll make them love me. Quindi me ne ricorderò sua maestà, anche se aveva sempre sentito dire che l'amore era una strada più sicura per la fedeltà del popolo rispetto alla paura. Semmai sarò regina, farò in modo che mi amino, di Sansa 6 e Clash of Kings. Vero è che Cersei non ha una visione distorta e tossica dell'amore. Tra Tywin e Jaime, Joffrey e Robert, lei non ne ha mai avuto davvero l'opportunità di fare esperienza vera dell'amore, di capirne il suo significato, e così lo interpreta nel modo a lei più familiare e tossico, cioè l'amore come veleno. E alla fine però anche Cersei la tradisce, cioè come tutte le donne che l'hanno vestita e pulita, e le donne del sogno e il suo stesso corpo. Tutte traditrici, nessuna si salva. E così concludiamo questo capitolo che è stato proprio bellissimo, io feedback estemporaneo, penso sia stato uno dei più belli degli ultimi periodi. E detto questo, ringraziamo di cuore i nostri carissimi Patreon che sono Lady Chiara B, Lady Chiara V, Lady Elena, Lord Giando, Maledì Amata, Maledì Cristina, Ser Filippo, Ser Giovanni, Ser Marco B, Maledì Marta, Maledì Maura, Maledì Saia, Alessandro, Emanuela, Diego, Francesca, Jace Dane, Joint, Marco S, Sedi e Valle. Un abbraccio e un bacio a tutti quanti, ragazzi. Grazie Grazie. mille, ragazze, di cuore. Allora, aperta discussione su punti in sospeso. Beatrice. Appunto, in sospeso era la questione dello skin changing. Se Sì. volete dirne Allora, qualcosa. io prima chiedo a Filippo. Filippo, tu cosa ne pensi di tutta questa storia? Ma Ma allora, in realtà no, 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 non mi no, no, preferisco non esprimermi molto perché non è mai una cosa su cui mi sono soffermato, mi sono interessato, sinceramente. Nel senso che io, ammetto banalmente, ho sempre pensato più che altro al rapporto con i lupi e ho sempre visto Sansa come diciamo, l'occasione mancata, pensando ovviamente a Lady. Non avevo mai sinceramente pensato, infatti anche per me era la prima volta che lo sentivo, la possibilità di un'altra, diciamo, un'altra possibilità di skin change, ecco, non warging quanto più skin changing. Non lo so, sinceramente, è effettivamente curioso, tutta questa lettura e diciamo, tutta questa semantica del volo. Che effettivamente sì, l'avvicina tantissimo, tantissimo a Bran. E poi io, ecco, ho sempre trovato, visto che l'ha citato Bea, questo lo dico, l'ho sempre trovato un po' strano, quel passaggio appunto in cui, parlando di Sansa delle nozze viola, si dice, ah sì, la ragazza lupo con le ali di pipistrello. Perché sinceramente mi sono sempre chiesto, ma da dove salta fuori? E sì, è vero, c'è un legame con l'eredità Wendt, quello che vuoi, però. Quindi, ecco, quella è, diciamo, forse la citazione che a me fa pensare più una cosa di quel tipo, perché altrimenti, ok,
onestamente un po' campata per aria, perché va bene quando dici di Rob e degli uomini del nord che si trasformano in lupi. Perfettamente coerente. Ma perché lei deve volare via? Perché è scomparsa? Sì. Perché è uscita dalla Fortezza Rossa, sì. Però, Sì, non lo so. però Lascia un po' così. è la Si poteva principessa inventare nell'altro qualunque altra capitolo. cosa, e invece se ne È sono quella. letteralmente la principessa della torre che si Sì, libera, vola esatto. via. È come Bran volando dalla torre, cade e si rialza in volo. La cosa anche in un certo senso interessante mi viene da pensare che sarebbe, visto, diciamo, il tipo di uccelli che sono legati a Sansa, che non sono i corvi di Bran, sono uccellini effettivamente, soprattutto, vabbè, il fatto che lei è Little Bird e va bene, ma soprattutto lo Sweet Robin. Io ho in mente anche l'immagine del pettirosso, no, nell'ambiente, forse ce l'abbiamo un po' tutti nell'ambiente invernale in mezzo alla neve che risalta così, che è perfetto. Ma è anche, diciamo, sono uccellini più che leghi a una rinascita, poi anche un andare oltre rispetto a un corvo che è legato, ecco, più al mondo degli antichi dei, ma lì si ferma. Questo invece è qualcosa di un po' più positivo anche come simbolo, effettivamente, di skin changing. Oltre a questo, che sono però suggestioni totalmente personali da quello che ha detto adesso Bea, altro non dico. Fa un po' Biancaneve che parla con il Voi. Cucciolino è. Cucciolo è Sweet Robin. È il cucciolo, ovviamente, corrotto, non il cucciolo di Biancaneve. Però. Ovviamente parliamo di Biancaneve Disney, non di Biancaneve quella delle storie vere. Cioè No, certo. sì, cioè nel senso, penso, ho sempre pensato che la storia di Sansa non fosse limitata soltanto alla sua esperienza politica e al suo essere utile da un punto di vista meramente organizzativo e politico. La sua abilità non si può perdere così, e soprattutto il fatto che sia legata a tipo doppia mandata ai suoi fratelli John e Bran, che anche loro sono legati agli uccelli, mi ha fatto sempre un po' John, vero, strano, anche. stranissimo, soprattutto l'immagine del lupo alato che la lega indissolubilmente a Bran. La mia idea è, ovviamente abbraccio quella di Filippo quando dice che non saranno cose troppo in grande, ma saranno tipo piccolini, giusto per, eccetera. Sarà lei che usa questa sua nuova abilità per, ovviamente, scopi politici di spiare e sapere cose che in realtà non dovrebbe. La mia idea è quella che a un certo punto, nella valle, lei riuscirà tramite questa sua nuova abilità, nuova, che poi non è nuova, riscoperta di questa abilità, riuscirà a sapere cose durante il torneo o magari dopo. Non lo so, boh. Così presto. Come vuoi farla, tipo, così tardi? In the winds, al nord direttamente? E come la inserisci? Tanto vale inserirla subito. Non lo so. Io l'ho sempre Io la immaginata così. inserirei anche, ho come questa sensazione che Martin non l'ha più inserito. Non la pensa così, Martina. Dico, è solo per me uno sviluppo naturale del suo personaggio, puoi inserire la magia e usarla a scopi politici, esattamente come hanno fatto i Little Birds di Varys e Dito Corto, il Mockingbird. Quindi è una fusione di queste due tecniche, solo molto più magica e meno violenta Sì. rispetto a tagliare la lingua dei bambini, ecco. Io me la sono sempre immaginata E così. poi speriamo, Martin, ascoltaci. Non so. Ascoltaci, prego. Eh sì, comunque dico, il simbolismo c'è, ci sono tutte le premesse e ora sta allo scrittore avere la volontà di metterle su pagine queste cose.
Lo farà mai? Non lo sappiamo, non ne abbiamo idea. Boh. Quello che so è che te lo scrivo io, tanto. Se Qua vuoi, siamo. cioè, non c'è problema. E niente. Altre cose? Altri punti? Non lo so, a me viene sempre più in mente un'immagine molto brutta su un ipotetico rogo a Winterfell. Io non riesco a scrollarmi dalla testa l'immagine di una Winterfell esattamente come nella serie TV, circondata dal fuoco, non so con Stannis dentro, comunque, però circondata dal fuoco perché assediata da non morti, estranei, bla bla bla. Io sono terrorizzata da questa cosa. Non, però non riesco a D'altronde, scrollarmi questa sensazione di dosso. Cioè, nella serie soprattutto TV c'è perché. stato, no? Sì, Sì, soprattutto perché l'abbiamo beh, visto. alla fine sei il luogo dove avviene lo scontro con gli estranei, voglio dire, ci When sono i draghi. Winterfell. È un attimo bruciare È tutto. un attimo bruciare tutto. Tra l'altro, dico, Sansa può rimettere in moto e riutilizzare tutte le esperienze, tutto l'acume politico che ha racimolato durante le acque nere. Dico, da un lato Stannis ha anche tutta una serie di simbolismi legati anche lui al Re della Notte, quindi è possibile interpretare come il Re della Notte o una forza oscura che scende sulla capitale contro il fuoco e i draghi di Tyrion e di tutto il resto. Cioè, possibilmente. Possiamo anche leggerla così, anche perché il linguaggio usato durante lo scontro e durante la battaglia è palese linguaggio che si può anche applicare nello scontro con gli estranei. Lo vedremo durante proprio la lettura della battaglia, ma è così, è quello. Cioè, a un certo punto penso che ci sia, durante i capitoli di Davos, una citazione ai draghi, tipo. Le fiamme erano potenti o forti o calde come quella di un drago, bla bla bla. Siamo là, ecco. Detto questo, sono ancora più terrorizzata di prima. D'altronde le tre fiamme più calde Esatto, sono stavo pensando i anche a quello, draghi, sì. E l'alto fuoco, bla bla bla. il sole. Certo. Il sole si nasconde, ne rimangono soltanto due di Due. fonti di calore, sperando che una non si esaurisca. Magari l'altra. Anzi, semplifica, una amplifica l'altra. Una amplifica l'altra, esatto. Vabbè, comunque io torno a dire che la serie TV, secondo me, l'abbiamo un pochino tutti sottovalutata, nel senso che, come dire, siccome è stato un finale soddisfacente, abbiamo cercato di dire no. E lei ripresa tutto completamente diverso. No, nel senso, nei libri sarà diverso Il come. però. Cosa? Probabilmente dobbiamo venire a patti col fatto che molti punti sono Dico. canon. Sì, Sì. poi sia lì, cioè, dato che cambia il come, era difficile, cioè, era difficile. Vedremo poi quando avremo in mano qualcosa, speriamo Libero. sempre di averlo Speriamo presto, sempre di averlo. però lì forse ti accorgerai di dire, ah sì. Quello l'avevano messo, ma chi mai si avrebbe pensato Certo, sì, perché che magari poteva sono stati, cioè, siamo funzionare? ancora fermi Sono comunque stati al fandom che non crede appiccicati che Stannis brucerà sua figlia, quando è chiaro e palese che lo farà. Comunque, lì. Che anche lì io ma continuo a questa chiedermi il cosa proprio mi come. fa soffrire, comunque Anch'io continuo a chiedermi il come, va bene. Anche su perché. questo ho una bellissima idea, però non è né il luogo né l'ora di parlarne. E quindi niente. Quindi, detto questo. Se non avete altre aggiunzioni, altri punti di cui discutere, io chiuderei questo bellissimo episodio qua. E come sempre, noi vi ringraziamo per averci ascoltato, ringraziamo soprattutto i nostri Patreon. E come sempre, mettete like al video, condividete, commentate tantissimo, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e noi ci vediamo la prossima volta. Ciao a tutti! Ciao. Ciao ragazzi!